E quello che state ascoltando è Fumble! 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 Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano, in Italia e all'estero, anche alle Filippine. Almeno in 6 paesi del mondo. Almeno in 6 paesi del mondo, di cui 2 sono l'Italia e la Svizzera, quindi non Come contano molto, non ma gli contano? altri 4 sì, Non assolutamente. contano. In Metti i uno tuoi ci vivo, soldi in nell'altro Italia. ci lavoro, ragazzi. Poi metti i Quindi tuoi secondo soldi in me una contano banca italiana, moltissimo. metti i tuoi soldi in una banca svizzera. Appunto, infatti. Avevo un conto svizzero, l'ho chiuso perché mi costava troppo. E non avevo abbastanza soldi da Non avevo senza metterci soldi, sopra. Che non credo sia un problema degli svizzeri. No, agli svizzeri non è toccato assolutamente nulla. Quello che state ascoltando è il primo podcast di giochi di ruolo in Italia. Fa parte di QWERTY, che è il più grande network di podcast in Italia in questo momento. Ci trovate su iTunes, Spreaker, Google Podcast, Facebook, YouTube, Twitch, Instagram, Twitter. TikTok, No, TikTok no, e mi rifiuto. Tinder Tinder happen. Ma in blocco, Ma cioè. TikTok mi rifiuto solo perché i video sono troppo E credo corti. che possiate trovare Clotos anche su Daily Best e Wish. È molto probabile a questo punto Beh, che su Wish sì. troviate anche quello. Esatto. Fumble lo trovate su fumblegdr.it, ovviamente, dove potete comprare i nostri giochi nello shop. Potete scaricare il quick start di Not the End, di cui tra 2 settimane scarse, scarse, parte il Kickstarter. Sta arrivando. E in occasione del Kickstarter ci sarà la festa a Milano, al Nemix Club. Rimangono ancora 4 posti al tavolo per giocare. Ovviamente potete venire e avremo queste belle patacche. Se avete la vostra spilla e la volete far vedere, Vadino. queste spille ciccione giganti Con le ossa grosse. saranno in regalo a chi viene alla festa al Nemix. Per quelli che sono troppo lontani o che non vogliono venire fino da noi, Sono molto vicini sappiate. al Dadone, sentite? Anche le dimensioni sono più o meno quelle. Il 22, tra l'altro, a Livorno ci sarà la Ruzzoteca, un mini evento pure in onore di Not the End, perché lo scoprirete quando lanciamo la campagna Perché del questa non è la Kickstarter. fine. Perché questa non è la fine, Esatto. esattamente. In più, vi ricordiamo che il 25. Io, Claudio e Pietro di Epoca, che ha anche disegnato tutte le illustrazioni di Not the End, O le ha fatte disegnare. se le ha fatte disegnare è molto bravo a farle disegnare, Sì, cosa vi devo esatto. Comunque, dire? merita comunque degli applausi. Chiunque le abbia disegnate è molto Molto bravo. bravo. Ci trovate all'RPG Gathering di Firenze, organizzato da Stratagemma, dal mattino verso le 11 fino a sera verso le 8 e mezza 9. A far giocare Not the End, o forse Gattai, o forse più probabilmente Gattai in versione Not the End. Not the Gattai. Not the Gattai. Come è già Gattai stato the end. fatto. Gattai the end. Unisci la fine. Esatto. E questa sera invece siamo qui a giocare a Sigmata. Siamo qua a giocare alla Resistance. La Alla Resistance. Resistance. Volete fare acquisti? Sì, quanti punti abbiamo dall'ultima 24. volta? 24. 24. Cioè 24, sì. Solo 24? Ma abbiamo Solo. fatto tutti gli obiettivi, la volta ne abbiamo presi 30. Ma non contano gli obiettivi. Gli obiettivi servono a non Quante scene? far sì, gli obiettivi vi servono a non far scendere troppo la fedeltà delle fazioni, perché i punti vengono calcolati in fedeltà delle fazioni per numero di scene giocate. Ah, ok, quindi dobbiamo iniziare la fedeltà per avere più punti. Bisogna Per avere alzare le più punti, fazioni. sì. E anche. Quanto costava alzare una subroutine? 20. 20. No, alzare una subroutine Era 20? era sempre No. 20? No. No. Scusa, acquistare una Acquistare una subroutine subroutine 20. 20. C'era scritto No, lì, ve l'ho bomparla. passato nella pagina giusta. Aveva la Lui pagina aperta, ma. No, era qua, ma qua c'era ottenere PA, quella su cui era aperta. No. Comunque, la No. fedeltà delle fazioni vi serve Oh, questa è la anche pagina. per potenziare il segnale, perché adesso voi siete a potenza del segnale 4. Se arrivate a 5-6, la vittoria è imminente. Poi, durante la vittoria imminente, potrebbe succedere che una delle Qualsiasi fazioni cosa. Un impazzisca e decida di fare un colpo di stato. rovescio, Come un rovescio. i veterani. Tipo i Esatto, non veterani. aizzarli troppo in No, tutti i sensi, perché beh, poi sì. non capiscono. La E ci stanno facendo notare che su YouTube non sta andando lo streaming, è vero, ha avuto un problema, mi dice unable to connect, quindi verrà caricato in seguito. Purtroppo non ci posso fare nulla in questo Ragazzi, momento. change the platform, please.
Beh, se ci stanno scrivendo su Facebook e Twitch, vuol dire che lo stanno vedendo. Dicevo, il segnale attivo, cioè la potenza del segnale, implica anche che i soppressori potrebbero entrare in azione. Perché è un segnale troppo potente. Fa incazzare la gente. Fa incazzare la gente. Al momento avete una sola risorsa che vi rimane, che è quella della fede, la chiesa. Durante qualsiasi scena sposta lo status del segnale verso destra, cioè verso più potente, di un numero di caselle pari alla fedeltà della fazione, che in questo momento è il massimo perché è a 5. Non può essere usato se sono già arrivate le squadre della morte. Chi sono le squadre della morte? Le squadre della morte sono peggio dei soppressori. Ecco, sono squadre di soppressori. 20 punti. Ah, no, acquisire 10 per 11 punti. No, è un 2 o un 11 quello? È un 2, mi sa. Due volte il punteggio attuale? 10 per due volte il punteggio attuale? Da qui a lì non vedo, Roberto. Me lo di. Grazie. No, è 11. 11. Oh, no, scusa, è per il punteggio attuale. Il. Ah, 2 per il punteggio attuale. Ma mi sembra molto strano, cosa mi costa 6? No, una subroutine adesso che potenza ha? 3. 3. 10 per 10. Il punteggio attuale. Ah, ok, attuale. Quindi 30. 30. Quindi non posso alzarla. Sì, però puoi aumentare tutti i valori e... Sì, sì. Puoi acquisire una nuova subroutine. Volevo pomparmi la subroutine. Penso che prenderò una nuova subroutine. E chiederò a Gianni di fare un breve riassunto mentre io condivido il video. Ok. La settimana scorsa mi sono svegliato. Oh, bella ciao. non posso prendere niente, mi costa tutto 30. Allora, ci trovavamo in una lavanderia cinese a riorganizzare la resistenza dopo l'assalto ai covi fatto dal regime. E la resistenza ha leggermente toppato la metratura in proporzione alle persone contenute, quindi eravamo in 50 in un monolocale, il che ha creato degli ovvi problemi di sovraffollamento. Mentre cercavamo di capire come transitare a un nuovo covo più sicuro e più tranquillo, hanno fatto irruzione i Freedom Fist in tutto il quartiere, cioè hanno fatto un rastrellamento a vecchia maniera con tanto di parata, passando di strada in strada. E quindi a un certo punto ci siamo tutti dovuti attrezzare per riuscire a sfuggire noi e contemporaneamente far scappare anche tutti gli altri membri della resistenza che si trovavano dentro la lavanderia. Anche perché casualmente nella lavanderia sono entrati due che sono stati immediatamente accoppati senza pietà, e quindi naturalmente al prossimo ingresso gli altri Freedom Fist avrebbero mangiato la foglia. E quindi ci siamo sostanzialmente orientati in quella direzione. Chi si è buttato in mezzo ai Freedom Fist stessi per mimetizzarsi e fare casino, come ha fatto per esempio 50 o come ha fatto Panzi, con successi diciamo alternativi. C'è invece chi si è più adoperato per far scivolare via gli altri distraendo i Freedom Fist e direzionando la loro attenzione da un'altra parte, come per esempio ho fatto con Roy. E poi naturalmente in un momento di particolare difficoltà, quando sembrava che i Freedom Fist avessero preso il sopravvento, abbiamo chiesto l'aiuto del partito, che ha organizzato una contromanifestazione, e noi siamo riusciti a scivolare nel nuovo covo, che è un magazzino che il nostro buon Link aveva già trovato e che abbiamo perlustrato, e nel quale abbiamo insediato il nuovo covo della resistenza. Passi la lealtà. Tieni. Esatto. Quindi siamo in questo momento nel nostro allegro covo. Sapevate che c'erano problemi con i sindacati. Il regime aveva già iniziato a muoversi contro i sindacati perché non ha gradito particolarmente le vostre azioni. Esatto. E ha deciso che il metodo migliore per farvela pagare era farvi perdere il supporto della popolazione. Esatto, locale. Alzarci contro una pistoleria, ma perché ormai mi conoscono, mi devo fare sempre così. La lealtà della fazione, tu hai messo le X su quante ne abbiamo? Sì. Quindi è 5, 3, 8, 11, 15 per 2, 30. Ok.
Ma questa era la lealtà alla fine. Ah, ok. Ok. Un numero pare la somma della lealtà di tutte le fazioni per il numero di scene. E se volete vedere le schede dei personaggi di questa sera, le potete trovare sulla wiki di Fumble. Quindi ne abbiamo 30? Ma sì, piglia. Così li spendo tutti. Nel vostro nuovo locale fuori città, vi siete scavati sottoterra il bunker, sistemandolo, risistemando la porta che era stata staccata da 50 inutilmente. Esatto. Il fantastico calcio inutile. E 50 e Conroy sono stati contattati da Kosai, che gli ha chiesto, in quanto gli unici adulti del gruppo, di andare insieme a lui a parlamentare col partito per risistemare un attimo la situazione. Il partito è entrato in azione perché era sicuro di fare la cosa giusta, però ha subito gravi perdite e adesso stanno accusando la resistenza di essere la causa di quello che è successo. Hanno mandato gli adulti, che ovviamente non sono capaci e faranno un pessimo lavoro. Drogati. E hanno lasciato quindi voi tre nel rifugio. E nel rifugio ci sono io, che sto camminando davanti a loro due, che non so cosa stiano facendo al momento. Io sto sistemando tutta la mia collezione di farfalle, che non sono farfalle, ma sono coltelli e farfalle. Tu? Che stai facendo? Io in questo momento mi sto allegramente dedicando fare esercizio di fuga, di mimetismo. Io ho un foglio in mano e sto camminando giù. Signori, signore, dedicatemi un po' del vostro tempo, perché questa è la prima riunione ufficiale della Resistance. Io mi guardo in giro. Solo i membri migliori sono rimasti, senza pensieri obsoleti che possono intaccare il nostro cammino per la gloria. Antichi, direi. Esatto. Ci sarà un termine, un tempo, obsoleti, in futuro, che sarà boomer, ma al momento... Okay. Ci hanno lasciato l'elenco delle missioncine della Resistenza. Ah, tipo post-it. Qualcuno è toccato dal Sigmata, dobbiamo trovarlo. Il regime in più ha fatto dei prigionieri di nuovo. Ripetiamo il segnale, il tribunale, cose da vecchi. Sì. Pagni d'arme, sentite, strappo il foglio. Sarà la Resistenza a decidere cosa è meglio per la Resistenza. Quindi cosa facciamo? In vecchio stile. No, quindi non hai un piano? Lo decidiamo noi il piano, sarà sicuramente migliore. Fantastico. E tra l'altro la cosa che sottovalutano sempre di noi è che noi la pensiamo in maniera diversa. Noi abbiamo una mente più aperta, più noi siamo più flessibili, esatto, esattamente quella che forse la è il motivo per cui non ci fanno mai decidere niente. No, perché loro sono fermi, qualsiasi cosa noi decidiamo nessuno potrà mai intuirla. Sarà una sorpresa, come che succede? L'assassino dietro la tenda. Come Hitchcock. Esattamente. Oddio, vi ricordo che Hitchcock finisce con cock e non è una bella parola. Dipende. Hitchcock, ogni cazzo, vado a prendere il metallottoliere. Vabbè, ma uffa. Quindi secondo voi, perché secondo le menti più brillanti della Resistance e della Resistenza, sì, cosa servirebbe a questo branco di vecchiacci di merda? Una truffa. Su quella siamo molto ferrati. Cos'altro possiamo fare? Come possiamo renderla? Ti voglio pensare, devi pensare più in grande. Spillare dei soldi al regime. Ok, ottimo. Speedball, vai. Brainstorming. Invece, non lo so. Graffiti? Montagne di graffiti? Come diversivo. Matite. Non ci danno i soldi diversivi. Non come diversivo. Tipo, non so, arrivare dove c'è una grande manifestazione di regime e pitturare le facce di quelli che stanno partecipando. Così non ci guadagni dei soldi. No, così sembra uno. Esci dagli schemi dei vecchi. Ma che vecchi? Tu sei stato abituato probabilmente a lavorare con loro. Questa è una cosa che farebbero i vecchi. Come freghiamo regine? Distruggiamo l'albero di Natale nella piazza. Già mi sono annoiato solo a raccontarla. Però l'hai fatto. Sì, ma oggi prendo un altro dei foglietti che dovrebbero essere fatti, lo ristrappo. La Resistance decide cosa è meglio. Una bella rapina. Già mi piace dove stai andando. Beh, ma rapina e truffa, bene o male. No, più rapina. Più rapina? Sì. Ovvero cosa stai pensando? A chi stai pensando?
A chi? Non sto pensando a nessuno in particolare. Dove? Un luogo? C'è qualcuno che ti ha fatto qualche screzio? No. La gente deve imparare che non si scherza con la resistenza. Una di quelle belle cose per cui rubi un sacco di soldi a gente che ne ha un sacco. Tipo, dove il popolo poi dice una cosa del genere, cioè nel senso, alla fine volevano mandarci dai sindacati a fare cose, no, come ci dicevano 50 e Conroy. Alla fine dobbiamo accontentare la gente, no? Quindi se rubiamo soldi e poi glieli regaliamo, come Robin Hood. Magari non glieli regaliamo tutti. Chi è Robin Hood? Robin Hood. Sì, ma Robin Hood era un poveraccio comunque. Beh, rubava ai ricchi per donarli poi. Ma noi siamo poveri. Cioè, rubi ai ricchi, un po' li tieni. Ecco, vedi? Do una pacca sulla spalla. Benvenuto nella resistenza. Tra l'altro le voci nel segnale in questo momento stanno creando degli spin-off su Smiley Punch. Scherzo epico finito male, sbaglio un trick al coltello leak, no clickbait, è il titolo del tuo ultimo film, del tuo ultimo video su SmileyTube. SmileyTube. Che bello. Quindi, perfetto, ora ci serve solo un bersaglio. Vediamo tipo su no, non c'è internet, quindi non lo so. La guida del telefono. Possiamo andare a vedere tipo dov'è che si guarda queste cose? Una BBS. Esatto, possiamo vedere l'elenco delle 10 persone più ricche. Perché no? Poi tiriamo un dado da 10. Sì, va bene. Ci sono questi dati a 10 facce. L'ho rubato a un nerd. Che non possiamo scegliere quello che ci sta più sul cazzo. Ma io non è che lo conosco molto. Ah, ma io. Vabbè, in caso scegli tu. Va bene. Perfetto. Ok. Quindi prima cosa recuperiamo una lista delle persone più ricche della città. Della città? Ok. Mm-hmm. Sì, beh, non è che ci allontaniamo tanto, comunque. Siamo milanesi. Guardiate su Forbes regime. Sì, esatto. Beh, ci potrebbe essere il solito classificone, esatto. Tra la però aspetta, tu scegli. Ma se c'è uno che è tipo ricco per tratte di schiavi eccetera, prendiamo quello. Sì, sì, va bene, va bene. Più abietto è, meglio è. E lo lasciamo agli schiavi. Perché no? In mutande. Agli schiavi e gli diamo tipo un coltellino tipo grosso così. E diamo un macete a un paio degli schiavi. E gli diciamo, tu li hai trattati sempre così. Adesso vediamo chi ha il macete più lungo. Ci facciamo anche il doppio senso. E magari riprendiamo. Perché no? Però è in mutande. Mm-hmm. In mutande. Lo riprendiamo e poi vendiamo il video. Vedi. Ah, sono proprio bello. I bei tempi. Beh, adesso posso farvi vedere allora una cosa che vi ho regalato. Non pensavo andasse così bene questa prima riunione. Vado, prendo questo enorme telo pesantissimo. Smiley. Sì, ti do una mano. L'attacco su due ganci al muro. Tolgo il telo e c'ho l'insegna al neon che è scritto la resistance. In due colori diversi, la e resistance. Giusto. Bello. Complimenti. Piacerà sicuramente. Sì, ora spegniamolo perché fa un sacco di luce. Truc, lo so. Lo accendiamo soltanto tipo in alcuni momenti. Segnale. Perfetto, andiamo a cercare. Quindi il nostro primo obiettivo della scena di intrigo. No? Cosa volete fare quindi? Esatto, vogliamo cercare la lista dei 10 più ricchi. Vabbè, i 10 più ricchi della città avete la lista. Okay. Ok, ce n'è qualcuno che risalta particolarmente all'occhio come pezzo di merda oppure ci affidiamo alla scelta tua? Allora, tu che sei figlio di papà sei quello che probabilmente ne conosce anche qualcuno. Mm-hmm. E sei l'unico che riesce più che altro a scremare quali sono quelli che fanno già da sostegno alla resistenza. Mm-hmm. E quelli che invece sono fedeli veramente al regime. Ottimo, ottimo. Almeno quello è buono. Certo. No, poi ci rompono le balle, sempre andate da soli. Bravo. Quindi hai una short list di 3 persone papabili. Mm-hmm. Che sono il primo, il secondo e il quarto più ricchi della città. E tutti sono a dei livelli di sicurezza abbastanza elevati. Allora, il quarto è sicuramente quello più protetto. E il secondo? No, il primo e il quarto. Il quarto perché non vuole farsi fottere da quelli sotto. Mm-hmm. E il primo perché è il primo. Quindi quelli sono i più protetti. Mm. Quindi il secondo e il terzo sono... No. Il secondo, secondo me, quelli da sotto dicono facciamo schiantare lui la faccia e poi noi raccogliamo i resti. Quindi magari non rischia meno attacchi, ma è più aggressivo.
Però sicuramente il secondo vorrà fare le scarpe al primo per diventare... Ma non può farlo perché il primo è troppo forte, quindi per il momento sta aspettando. No, ma noi non è necessario che andiamo dritti su di lui. Basta colpire le sue attività. Ottimo, anche questo è buono. Però come lasciamo lui agli schiavi? Come lo lasciamo agli schiavi? Quello diventa più difficile. C'ha schiavi, tra l'altro. Beh, un paio sì. Mutande? Sempre, penso. Beh, però ce le portiamo quelle. Vedi, per esempio, il primo, edilizia popolare. Fa le casine di merda dove mettono a vivere quelli che non guadagnano un tubo. Tipo quel fantastico quartiere dove eravamo. Sai che fa? Mi intriga il secondo. Commercio. Catene di vendite. Noioso. È molto noioso. Il quarto? Il quarto... Automobili. Detroit. A Detroit. Auto. Automobili, quindi possiamo fare la fuga in auto in caso dopo. Vero. Tu sai guidare? No. Beh, posso far guidare la macchina. Io ho 16 anni. Esatto. Possiamo farle partire tutte insieme le macchine. Come una fuga di cavalli. Non ci capisco a poco di macchine, ma questa l'ho capita. Perfetto. Perfetto, vada per l'automobile. Automobilisti mistico? Mm-hmm. Automobilisti mistico. Andiamo alla sua concessionaria più grossa e gli portiamo tutte via le macchine, anzi, modestamente. Ma i soldi? Le macchine mi ascoltano. Beh, noi facciamo andare in giro le macchine, è vero, i soldi, perché se le regaliamo in giro e se Robin Hood non si guadagna niente. Ci teniamo qualche macchina. Qua possiamo farci un parcheggio, è tutto vuoto. Possiamo rivenderla. A pezzi? Certamente, perché c'è il nostro contatto lì della prigione, c'è ancora. Sì. Hai tenuto rapporti, colazione, caffè, quella roba lì. Sì, è vero, c'era lui. Com'è che si chiamava? Hai fatto l'ora del tè. L'ora del tè, certo. Con anche le zuccherine. Poverino. Sì, automobili. Andiamo alla concessionaria, prendiamo tutte le macchine e poi vediamo. Improvvisiamo. Ragazzi, noi siamo in tre. In una concessionaria ci saranno almeno 50 veicoli. Ecco, e qual è il problema? Portiamo tutti. Io li posso portare tutti. Li puoi portare tutti. Come leggendario Kevan, io posso guidare 50 macchine contemporaneamente. Poi, oddio, non è che le posso guidare in una direzione precisa, vanno un po' dove cazzo gli pare. Ragazzi, io non sono abituato a essere quello maturo del gruppo. Beh, fai tu. Ah, tu non ti preoccupare, le macchine io posso farle, fidati, le posso far uscire tutte da lì. E tre ce le teniamo noi. Sì, esatto, una testa. Forse magari un paio le riesco a controllare. Va bene, allora devo andare un attimo a giocare ad Outrun per capire come si guida una macchina. Ok, tu allenati, bravo, addestrati, è importante. Sì. Noi nel frattempo tu sei il nostro braccio qui. Mm-hmm. Quindi fai come 50, cos'è che fa? Travestiti, allenati. Ok, mi dovrei allenare. Giustamente, non bisogna. E io invece. Togliere. Io invece finisco quel livello. No, io invece preparo la musica. E mi metto il piterino a preparare la musica. Ok, io. Okay. Preparare la musica vuol dire prendere tipo il mitra, farlo diventare un dischetto. Prendere il bazooka, farlo diventare un dischetto. Sentite ogni tanto che nel segnale ci sono dei picchi. Quindi qualcuno nella zona sta usando il segnale. Per fare qualche cosa. Stanno lavorando al posto nostro. Stanno lavorando al posto vostro, esatto. Sì, stanno facendo. Prendo uno dei frammenti che c'è ancora. Base operativa. Nuova cellula di resistenza ha bisogno di aiuto. Beh, si aiutino anche un po' da soli. Io ogni tanto passo a lui che sta giocando al tram. Da una pacca sulla spalla fa ottima curva. Faccio un po' il motivatore. Esatto, io avevo fatto filotto sui cartelli stradali. Invece sto usando il bilanciere. Quello di 50 però che... che va su tonnellate. Io faccio la cosa assolutamente inutile alla fine di tenerlo un attimo e appoggiarglielo, ma ce la faceva benissimo da sola. E ci prepariamo per andare alla concessionaria più grande del quarto più ricco del regime. Esatto. Ok. Volete affrontare questa cosa intrufolandovi e portando via le macchine o facendo una truffa nella più classica delle maniere? Una truffa? Chiaramente una truffa. Una truffa.
Mentre ce ne andiamo, gli dico il tuo nome in codice di questa missione sarà Baby Driver. Baby Driver? Benissimo. Allora, la scena di intrigo. L'agenda è una sola. Ok, quindi... Portare... Fuori le auto. Fuori le auto. E fuori i 60 secondi. La tensione è 1. Beh, aspetta, poi ci sarà anche sempre l'intrigo, in teoria il secondo obiettivo è trovare qualcuno che le ricetti, quelle che riusciamo a recuperare. Ok, rivendere le automobili. Esatto. Eh sì, beh. Secondo voi è più difficile rubarle o rivenderle? Secondo me rivenderle e rubarle potrebbe essere semplice. Esatto, anche perché ci troveremo col covo. Ok, rubare le auto sono 2 hit, rivenderle sono 3. E ne aggiungerei un altro però io. Ovvero? Che è trovare un modo, quindi non è chiaro che l'obiettivo dobbiamo vederlo mentre lo facciamo, trovare un modo per far passare per merda o umiliare pesantemente il tizio. Eh sì. Che lo ricattiamo. E perché ovviamente si è fatto rubare tutte le macchine, quindi è una figura di merda il fatto che non sia riuscito ad avere i documenti delle macchine. Di solito qua sono cartacei, eh sì. E poi ricattarlo per fargli dire: guarda, le donate in beneficenza. E come lo facciamo? Come lo facciamo? Ci penserete quando ci arrivate. Sì. Poi se troviamo qualche altro modo, tipo che ne so, c'è lì il socio, lo facciamo trovare legato tipo sul segnale nudo. Qualcosa del genere. Funziona sempre quella cosa. Sì, sì. Sì, sì, sì. Pollo arrosto. Un po' ripetitivo, però. Sì, è vero, un po' ripetitivo. Potremmo mettergli nel cassetto della scrivania, tipo... Del materiale. Del materiale della resistenza, per farlo passare per una resistenza. Cazzo, ci vai pesante tu, Baby Driver. Beh, lo faccio da quando sono bambino con mio padre. Te lo volevo dire. Mi piace, è arrogante. Sono d'accordo. Sì. È molto arrogante. Perfetto. 1, 2, 3, la resistance. Andate quindi al concessionario più grande di Detroit, sì, che appartiene appunto al quarto più ricco magnate di Detroit. E il concessionario è quanto di più opulento riusciate a immaginarvi. È uno di quegli autosilos a tre piani, ma super rifiniti, con i vetri a prova di scasso, di sfondamento, luci, dei Freedom Fist fuori perché non si sa mai, una guardia privata all'interno, solo gente di un certo livello, tutta bianca, tutte famiglie, molto padre di famiglia, moglie più giovane, un piccolo pulzello, pulzella che li segue ovunque vadano. La classica famiglia americana del 1986. Che ore sono? Topico. Le 2 del pomeriggio. Presto. Io comunque fermo un attimo, visto che questa è la prima missione ufficiale della Resistenza, vi ho portato un regalo. Un altro? E sono 2 zainetti. Che zainetti? Sono tipo 2 Invicta senza base. Uno è sporchissimo, che è quello che do a lui. In uno c'è tipo tutto il kit attrezzo per oliarsi quando ti trasformi. Sì, sì, i meccanismi sono anche profumati. Lubrificanti. Mentre nell'altro ci sono degli spray. Ok. Grazie. Adesso vediamo quanto. Usati tra l'altro, Potente il segnale oggi. Bello potente. Bene. Bene. L'unica cosa è che per entrare dobbiamo sembrare. Fate voi 2 marito e moglie? Più fidanzati, Fidanzati, tu. Se volete usare le subroutine, il segnale deve essere attivo. Certo. Si attiva il random. Quindi, fidanzati. Voi andate. Mm-hmm. E io cosa faccio? Sono tuo fratello? No. Sì, può essere... Tuo fratello autistico. Così distrai un po' la gente, intanto magari puoi andare in posti dove di solito. Certo, perché tu cerchi una macchina che sia comoda anche per me, perché soffro un po' di claustrofobia.
E c'è invece per quello coi soldi, se si essere abituato. Beh, la faccia ce l'hai. C'è la faccia da soldi. Per quello sei della resistenza, perché non hai la faccia da resistenza. Va bene. In Grand Theft sto soffrendo come un cane. Aspetta, mettiti questo in tasca, tiro fuori un dischetto. Anzi, prendo un dischetto, lo infilo nel floppy e mi compare in mano un portafoglio gonfio di soldi, dove si vedono dei soldi che escono fuori, però in realtà è imbottito. Certo. Ci sono solo una cosa così. Un dollaro. Sì, tipo 5 dollari, io lo metto in tasca in modo che si veda che è tipo stragonfio di soldi. Ok. Va bene. Tu il body più o meno lo vuoi? No, troppo. Ah, 50 mi ha detto di portarlo. Vabbè, 50 ha dei gusti diversi. Entro. Io mi metto le cuffie. Ok, inizia la scena di intrigo. Io mi metto le cuffie e il cappellino e... Siamo in intrigo, giusto? Sì. Oh, yes. Qualcuno di voi ha qualcosa che abbassa il pericolo? Sì, in intrigo lei mi sa. Di uno. No. Mi sa una sì, blade. Sì, è tutto ipnotico. La blade. Meno uno. Pericolo. Quindi il tuo pericolo è zero. Mm-hmm. Quello degli altri due al momento è uno. Ok. Io... entro con loro e aspetto loro per fare la mossa, perché la mia ha senso farla dopo. Ok. Io entro. Cara. Come mai parli così? No, è diventato inglese. Esatto. Caro. Tesoro caro, non sarà un po' da barboni questo concessionario? Ma no, mi sembra popolare. No, ma cosa dici? Qua ci vengono tutte le persone, l'elite. Guarda, guarda, quella, non sai chi è quella? Tranquillo, tranquillo. Guarda, lei è molto, molto famosa. Sì, però è famosa tra la gente. Ma non sì, tra quelli che compriamo... Sei proprio sicura che vuoi comprarla qui la macchina? Sì, tesoro, voglio prenderla qui la macchina. Anche perché una macchina del genere sicuramente non passiamo inosservati. Chi vuole fare quindi il primo tiro per vedere come va a finire sta roba? Allora... Io stavo le cuffie e continuo a fare così, guardando, mi sto guardando molto attentamente le macchine. Io faccio affrontare, trascinando lui va solo il primo tizio, vediamo se riesco a fare qualcosa. Okay. Ho 5. Quindi vai di violenza. Sì. Oh, niente. Zero. Zero. Io attivo la mia relazione di cameratismo con Jade. Ok, dato che è arrivato un bel fumble. Sì. No, non fumble pieno, ma uno zero. Fatto zero. Sì, fatto zero. Quello che succede è che voi sentite un picco nel segnale. Sentite le orecchie che iniziano a ronzarvi fortissimo. Inizia a farvi male la testa, perché l'unica cosa che riuscite a sentire è solo questo fischio acuto che arriva dal segnale. Vi chiudete gli occhi, vi mettete le mani sulle tempie un attimo per riprendervi, e quando il segnale scompare riaprite gli occhi e il concessionario intorno a voi è leggermente diverso. È molto meno pomposo di come era prima. Non ci sono i Freedom Fist che girano, c'è solo una grassa guardia seduta dietro una scrivania che si sta mangiando una ciambella leggendo il giornale. Le macchine che vedete sono simili, però in qualche modo sono leggermente diverse. Ce ne sono di meno. Ce ne sono di meno. E l'uomo che sta venendo verso di voi, che è quello che sembra essere uno dei venditori di automobili, molto stranamente è di colore. Io non attivo la mia reazione, allora. No, stavo io per andare incontro così. Al commesso. Ah, siamo interessati. Salve. Mentalmente, cioè, provo a collegarmi con loro. Ok. Se riesco. Ci riesci. Ah. Che cazzo succede? Vi siete persi? Mi sembrate un po' spaesati. State bene? Guardo anche Donald.
Volevamo vedere una macchina. Io faccio la mia prova in questo caso. Ok. Mi avvicino a una delle macchine e inizio a stoccacciarla. E visto che ho guardato prima varie caratteristiche a caso delle macchine mentre loro lo stavano distraendo, inizio a dire: questa quindi ha tot cavalli e può arrivare da 1 a 100 in X. No, ma io preferisco questa. Inizio a spostarmi per andare a indicare tutte le macchine in questo modo, in maniera molto priva proprio di emozione, proprio meccanica, per spiare e vedere bene in giro com'è la situazione. Voglio fare spiare. Tanto salutiamo il giocatore dentro che dopo 3 anni di binge listening è finalmente in pari e ci segue in diretta. Grandissimo. Per la prima volta. Auguri! Ce l'hai fatta! Esatto. 2 successi. Ok. Quindi aumento di 2 il progresso. Anche se quanto mi sembra diverso. Adesso che ci faccio un giro, perché un po' l'avevo visto prima. Molto diverso, le macchine sono disposte più o meno nelle stesse posizioni, però l'aria stessa ti sembra meno opprimente, il posto è molto più piccolo di come era quando siete entrati, ti sembra che sia uno di quei concessionari che stanno su un piano solo, bello, però non ultra di lusso. La gente che c'è dentro non sono solo famiglie benestanti, WASP. Però le auto sembrano sempre comunque di qualità. Sì, le auto sono di qualità. Io ci provo, attivo il segnale. Ok. Cioè, tiro fuori il mio dischetto, lo inserisco, esce fuori il pulsantone, quello che ho collegato al computer. E faccio che si attiva? Si attivano, tutti recuperate 3 capacità di trasmissione, ma siete al massimo. A meno che non ne abbiate usate nel frattempo, ma non avreste potuto. Ma soprattutto, un ricevitore può processare la sua subroute in definitiva. Perché siete al massimo del segnale. La tua è quella che... Megatoni. Vai. Attivo. Megatoni! Sì, perché il fantasma è utile, ma in questo caso secondo me sono meglio i megatoni. Che fanno i megatoni? Esplode. Prima attira tutto il metallo su di sé. Solo una. Ah, scusami. Prima attira tutto il metallo su di sé. Ah, e poi esplode in una bomba di svariati. Tipo così. Esatto. E poi boom. Quindi lanciando anche i... pezzi, sì, a sì, velocità sono una granata smegata. Frammentazione vivente di qualche megatone. Raderesti al solo Detroit. Esatto, a Detroit. Bene. C'è qualcosa che non torna, o sbaglio? A me mi segue qualcuno mentre faccio questo o sono attenti a lui? No, stanno chiedendo a loro, perché tu sembri uno di quei ragazzini... Super appassionati. No, più che altro quasi un po' autistico, quindi sono ragazzi, ti lasciano girare. Loro che sembrano quelli più spaesati... Sì. C'è il commesso davanti che sta facendo segno alla guardia di portare da bere, perché sai, la prima cosa che fai è vi do un bicchiere d'acqua, per qualche motivo. Ok, ma guarda, io voglio vederci chiarissimo in questa cosa, perché è troppo strana. Quindi cosa facciamo in questa cosa? Aggiungiamo un obiettivo? O trasformiamo il primo obiettivo? Trasformate il primo obiettivo nel capire che cazzo sta succedendo. Poi però gli altri slittano praticamente, si toglie l'ultimo. Resta sempre una scena di intrigo? Per ora sì. Ok. Quindi poi c'è rubare le macchine... venderle e abbiamo tolto per adesso il fare la merda al tizio finché non capiamo che succede. Va bene, allora io faccio la mia azione, affrontare anch'io. Va bene, grazie, facciamo così che è meglio. 3, 2 e uso la Subaru, la Blade Vox Meccani. Ok, che mi farà doppiare i successi. Minchia. Zio cane. 1. No. 0. Perché c'è l'1. A meno che tu non abbia la periferica. Sì, ce l'ho. Ho i vestiti alla moda. Su quello che stavi facendo? No. Scusami. No. È su confondersi. Niente. No. Allora 0. Che bello. Molto belli. Che buon vino, sì. Vedi andare fuori dal seminario. Sì, dice proprio così. Fuori dal seminato, o fuori dal segnato in questo caso va benissimo. E...
Tu provi a capire che cosa sta succedendo, ti guardi in giro, però ti senti veramente frastornato. Cioè quel rumore che avete sentito nelle vostre orecchie e che evidentemente sentivate solo voi ti ha confuso. E quasi stai per cadere, il commesso ti prende sotto braccio, la guardia porta una sedia e il commesso inizia a dirvi: ma cosa vi sta succedendo? Dobbiamo chiamare qualcuno, i vostri genitori? No, genitori no. Volete che vi chiamiamo un'ambulanza? No, va tutto bene, ci riprendiamo subito. Che... ci aspettavamo qualcosa di diverso. Sì. Lui ti guarda proprio come non ho capito che cosa stai dicendo. Non è esattamente quello che volevo. In realtà stavamo seguendo Al, che voleva vedere le macchine. E forse ci siamo lasciati ingannare dal questa negozio. È buona, questa è buona, questa è buona. Sì, Al, tutto bene, tutto come bene. Funziona? Cosa? Come funziona questa macchina? Come funziona questa macchina? Ah, e gli do tutte le specifiche tecniche che ho letto adesso quando non mi stava cagando nessuno su quella macchina. Ok. Posso portare incidenti fino a 70 km all'ora. Ottimo. Un'ottima informazione, vero? Vero, Donald? Visto come assolutamente. Il commesso vi guarda e vi dice: vi lascio qualche minuto per riprendervi, e si allontana. Il vostro pericolo non aumenta perché la tensione scende a zero in questo momento. Io attiverò la mia nuovo round, no? Sì. Attiverò le mie onde subliminali per vedere. Intanto prima ci vedo se c'è un segnale radio vicino. Il segnale lo sentite, è fortissimo. No, un segnale radio. Ah, segnali radio sì, ce ne sono. Allora mi connetto al segnale radio, si aprono. Quando ti colleghi al segnale radio, tra l'altro la musica che senti è un po' diversa da quella che sei abituato a sentire. Eppure sono abbastanza esperto. Faccio un attimo una faccia confusa e poi dal segnale faccio spandere le mie onde subliminali, che oggi tutta la gente che è qui dentro sarà più che charliera. Io voglio affrontare il commesso parlandogli e chiedendo, facendogli, dandogli il là, ma lui avrà un'enorme voglia di parlare e di farmi raccontare tipo com'è la città, come ha trovato quel lavoro, come sta la famiglia, dove va in vacanza l'anno prossimo, cercando di capire dove cazzo siamo, che cazzo sta succedendo da quello che mi dice. Ma chi è tua moglie? Dov'è tuo figlio? Perché? Cos'è la scuola? Che scuola va? Quindi affrontare tutto in batteria così. Sì, beh, sta facendo il ragazzino autistico, si fa meno problemi a fare domande, certo, personali, ovviamente. Bravo. Sono 8 successi. Bravissimo. Meno male. Che vi portano esattamente a quei 11 sono in totale. A quelle due hit 11 in totale. Ok, vi porta perché oltre quelle 3. Due hit che vi servivano. Però più 3 pericolo per me. E 11 progresso. E... non è un critico? Non c'era tipo il critico se facevi più di 3 successi? È che puoi raccontare tu come va l'azione. Ok, sono riuscito a dargli un là particolare con tutte queste domande, fino a che sono riuscito a fare una domanda partendo proprio da una cosa che non c'entrava assolutamente niente, tipo dove va tuo figlio a scuola, come si trova e quanto ha in pagella, che lui inizia a dire sì, però il comitato degli studenti e il comitato, inizia a raccontarmi della politica della scuola, passando alla politica della città, facendomi praticamente da Sky TG24, raccontandomi tutto quello che è successo, lamentandosene, a volte dicendo quelli hanno fatto una cosa buona invece. Allora, ti racconta un sacco di cose, anche di suo cugino che sta dall'altra parte dell'oceano, in Inghilterra, che è appena tornato, è andato a trovarlo e sono successe un sacco di cose, la mucca pazza, ti racconta... Quanti neri ci sono a scuola di tuo figlio, tutte quelle cose lì su cui... Ma la cosa che più ti colpisce è che continua a parlare del presidente Reagan, mentre il presidente tra voi non è Reagan. Ma ci abbiamo un presidente? Sì, ce l'avete un presidente. Okay. Non è Reagan. Ok, e sul resto non hai, invece non hai idea di chi altre sia differenze? Altre differenze? Tipo l'istruzione, come funziona la politica. Ti racconta che alla scuola di suo figlio ci sono state un po' di tensioni, però
è normale, sono ragazzi, dopo tutto una scuola nel Upper East Side di Detroit, diciamo, quindi più o meno in centro, nella zona ricca, che... La zona ricca è la stessa nostra? La zona ricca è la stessa vostra, però, ad esempio, ti racconta di scuole che sono multiraziali. Certo, non ci sono le favelas come da noi. Allora io poi mentalmente dico a loro, credo che... Barbie, ti ricordi il quel libro che ti avevo fatto leggere, quello che stavo scrivendo? Strane cose. Sì. Strane cose, strani luoghi. Sì, mi sa che è successa una cosa del genere. Cioè, avete sentito? Reagan, presidente, non hanno i bassi fondi. Ma non sparare cazzate, dai. Sì, sì, questa è una... Ma va. Come si chiama? Un universo parallelo. Ma va, non è possibile. O stiamo avendo visioni di un'altra linea temporale, sono sicuro. E come l'ho scritto io, è uguale, è proprio identico. Non è che magari stiamo vivendo il tuo libro allora. Ah cazzo, se mi è scappato. Potrebbe essere un'ottima cosa a indagarlo. Allora un malfunzionamento di Videodrome. Sì, potrebbe benissimo essere. Ma io non ho questo film, però magari potrei essermi attaccata a qualcosa. C'è stato quel piccolo segnale. Vabbè, facciamoci un'idea un po' più chiara. Queste sono le due hit che abbiamo fatto, quindi il primo. Per capire dove siete. Ok. E infatti quando poi uscite, cioè guardate un po' fuori per strada la situazione è molto tranquilla. Cioè, guarda, quello è come... è come... che fai? Chi sei? Dove vai? Cos'hai? 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 È come cos'hai, ma lo vedi che è a braccetto con una... Guarda, si stanno baciando! E quindi... Che... È Bianca! Silenzio, cazzo! Non vedete Freedom Fist, c'è qualche cosa per strada che si chiama polizia che è stata... Voi non l'avete nemmeno mai vista perché è stata abolita e integrata nei Freedom Fist prima che alcuni... Hanno cambiato tutte le macchine, quella è chiaramente una macchina di Freedom Fist. Guarda, c'ha le luci, c'ha i cosi, non hai manganelli. E se fossimo sotto l'influenza di... Potrebbe essere qualcosa che mi è sfuggita. Però... Io non ho mai potuto fare... Un'illusione dentro un'illusione. Beh, vuol dire che qualcuno è molto più potente. E quindi siamo in pericolo. È molto probabile anche questo. Però secondo me anche il wormhole c'ha senso. Che ne pensi, Baby Driver? Francamente mi sto cagando sotto. Cerchiamo un bagno? No, non in quel senso. È la classica situazione dove anche se fuggo non serve un cazzo, quindi... Però... Sto riallineando le mie strategie. Se tu dovessi andare in bagno possiamo andare verso gli uffici, se andiamo verso gli uffici cerchiamo di capire un pochino di più. Ho un'idea. Tattica Ascanio? Ascanio, sì. Fanculo i regimi! E uno da dietro, sì! Io ovviamente quando ho fatto così, mi aspettatemi una manganellata. Eh? Eh? Cioè? Ci sono degli hippie per strada. Non li hanno ancora rastrellati. Questo sembra un quadro di Zia Floris. Cioè finto. Finto. Sì. C'è qualcosa che non quadra. Allora, proviamo a fare... Magari non si aspetta che facciamo quello che dovevamo fare dall'inizio. Rubiamo le macchine e doniamole ai poveri. Ah, potremmo farlo. Perché dovrebbe cambiare l'obiettivo? Sia che sia un wormhole, sia che sia un'illusione. In ogni caso rubiamo le macchine. Se è un'illusione ci alleniamo e poi quando lo facciamo nella realtà ci viene meglio. Anche questo è vero. Faccio una prova di spiare. Per cercare di capire e indagare la zona, vediamo se mi riesce. Ok. In teoria il vostro prossimo obiettivo è rubare le auto. Sì. Ma in realtà non abbiamo capito cos'è. Allora, è evidente che non siete più in Kansas. Sì. Non siete sicuri di dove, cosa è. Potrebbe essere quando... il videodrome di qualcuno come il... Se vuoi indagare ancora quello, va bene. Sì. Allora, ho fatto un 1, però ho fatto un 7 e un 9. Quindi... Sarebbe un successo, ma c'è qualcosa? È spiare? È spiare. C'è una blade. Ah no, c'ha un menù di pericolo però lei. Sì, ma tanto non vi si sta alzando il pericolo.
Quindi è solo un successo. Ok. Quindi più uno al progresso. Più uno, sì, esatto. Cioè, è capire se ci sono degli indizi che siamo all'interno di un'illusione fatta da qualcun altro. Ok. Da quello che vedi girando, anche guardando fuori per strada, eccetera. No, il sole scalda, c'è puzza di città, di gas di scarico, di anni 80, c'è plastica ovunque, ci sono ragazzini con i Walkman. Però ci sono un sacco di differenze. I ragazzini sono un po' neri, un po' bianchi, un po' cinesi, un po' coreani, un po' quello che capita. Giocano insieme. Non ci sono. Stato con Roy. Non c'è quella palpabile aura opprimente che si sente nelle strade di Detroit. Non ci sono esercito, Freedom Fist. Cioè, c'è tipo un ragazzino che attraversa la strada proprio davanti alla macchina della polizia e non succede niente, non gli sparano dal finestrino. I poliziotti salutano, okay. Gente di colore che passa in macchina. Sei convinta adesso? Potremmo trasferirci qui? E tra l'altro penso che non sia un videodromo, a meno che non sia veramente qualcosa di assurdo. Perché io con quelle persone ci ho appena parlato. E ho fatto delle domande completamente a caso e hanno risposto. Ok. Pensa alle truffe che potremmo fare qui. Non ne conoscono nessuna se siamo in un altro mondo. È vero. Sì, ma che senso avrebbe la missione della Resistance se non c'è nulla a cui fare Resistance? Potremmo fare una nuova Resistance. Sì, in un posto democratico. E adesso democratico, c'hanno comunque un presidente. Vabbè, sì, cazzo, ho capito. Magari è eletto. Possiamo prendere le macchine, rubarle e portarle. Sì, certo, sì, certo. Potremmo prendere le macchine, rubarle, dare fuoco alle macchine mettendole a forma di Reagan. Sì. In un prato. Ma perché fare la guerra a uno che non conosciamo? Perché no. Perfetto. Come in prigione, prendi il più forte e gli vai a fare brutto. A noi ci ha aiutato. Sì, è vero. Ci ha portato dove siamo ora. Sì. Anche essere prudente ha portato me dove sono ora, quindi... Il piano rimane quello, una cosa dovrebbe essere cambiato, solo perché siamo probabilmente in un altro mondo. Un punto d'aiuto in un posto che non conosciamo e nel quale non ci riconosciamo. Aspetta. Non capiamo un cazzo. Aspetta. Facciamo una cosa, mi sembra di vedere qualcosa appunto dove attaccarmi, tipo le BBS lì. Prima stava Panzio la sua azione. Siamo sempre in intrigo? Sì. Va bene, io... Beh, io non ho ancora fatto niente questo turno. Sei stato il primo a fare qualcosa questo turno. Hai ragione. Va bene, è che state parlando talmente tanto tra l'uno e l'altro. Sì, esatto. Io sono talmente esasperato che vado da un cavolo di ragazzino e lo prendo per affrontare. Okay. Lo prendo per la giacca e gli dico: cazzo! 2-1 e 2 successi. Però hai fatto affrontare, quindi ci sono comunque 3 progressi. Ti aumenta il pericolo, ma... Quanto hai di pericolo? 4. Come te. Ragazzino, che cos'è questa cosa? Lui ti guarda, ti spinge là. Oh, ragazzino, chi è? Vedi che arrivano 2-3 dei suoi amichetti. Esatto, no. Quindi il nuovo obiettivo è picchiare i ragazzini a caso in giro per strada? Io sono frustratissimo. E quando vedi che sta per darti una seconda spinta, sentite di nuovo quel fischio fortissimo nelle orecchie. Una voce, riuscite a sentirla brevissimamente per qualche istante, prima che scompaia, che vi dice: questo come potrebbe tornare a essere? E vi ritrovate dove eravate prima, nel vostro... Del concessionario. Concessionario. C'è il commesso che sta venendo verso di voi e la situazione è tornata quella di prima. Quindi dobbiamo fare leggere Renegan. Renegan. Dobbiamo fare leggere Negan. Negan. Negran. No. Negan. Negan era. Negan. Negan. Sì. Ok. Regan. Negan. Era con la N. Ha una mazza Nerdan. Di baseball con i chiodi. Era Negan. C'era anche il cartellone. C'è scritto Negan nuovo. Vota Negan. Su CBS, tipo NBC. E chi lo Negan? Vabbè.
E quindi continua. Io mentre si avvicina il coso dico a loro via radio: beh, a quanto pare non si sa che cazzo era, ma ci pensiamo dopo, adesso abbiamo delle macchine da rubare. Sì, dobbiamo pensare alla resistenza. Il commesso arriva davanti a voi, la tensione a questo punto torna a uno, perché siete di nuovo nella cacca come prima, e il commesso vi guarda e vi fa: cosa volete qui dentro? Io e Donald vogliamo prendere una macchina e faccio affrontare. Questa macchina resiste fino agli impatti a 70 km all'ora. Sì, l'hai già detto, grazie. Perché non credo ci sia una grande tolleranza per i perché ve lo portate in giro? I vostri genitori non vi hanno insegnato nulla? Questo è un meno uno. I vostri genitori non vi hanno insegnato nulla? Persone come lui andrebbero rinchiuse, sistemate, fatte migliorare. Invece voi lo portate in giro come una piccola scimmia. Meno uno. Appunto, questo è il meno uno che sta arrivando. vedi che fa un cenno a uno. Io invece di rinchiudere penserei a rinchiudere le vostre macchine. C'è la portiera di una delle macchine che continua a aprirsi e chiudersi. Vedi che c'è uno dei Freedom Fist che sta venendo verso di voi e il commesso dice: questa cosa portatela fuori da qua. E il Freedom Fist ti si avvicina e ti dice: avanti fuori. Ma c'è per quella macchina non è normale che si apra così? No, e gli sbatte la portiera addosso perché uso rivolta alle macchine. Ok. Per fare affrontare. E le macchine iniziano a suonare, a aprire i portelloni, alcune iniziano a accendersi e a sgasare, e per togliere anche un attimo la... sia per rubare le macchine, chiaramente è un incipit, ma anche per togliere per un secondo l'attenzione del... La potenza del segnale è tornata normale intanto, Per impedire al tizio di... Venderli tipo e prendermi, perché magari c'è altro a cui pensare. Tipo magari la macchina davanti gli sbatte un po' addosso, vediamo se ci riesco però. Fate dei bei tiri stasera, devo dire. Un tirone proprio. Due successi. Tre successi, questi si annullano. Tre successi. La prima hit del rubare le macchine. Tre successi, quella inizia a sbattere, quindi il tizio, vai. Il Freedom Fist mette le mani e poi con la scena quella, sai, quando uno accelera per dire togliti dalle palle da davanti, quindi la macchina inizia a fare e lui a tenerla e non sa se togliersi perché si ferma, si aprono a partire le cose, partono i tergicristalli, schizza acqua sul tizio che sta servendo, la gente inizia a panicare perché le macchine si stanno al momento non muovendo tanto ma attivando tutti gli optional che hanno, airbag che partono, tutto. Tesoro, ma tu sei proprio sicura che vuoi questo modello? Sì, caro. Le ho detto che si apriva, l'avevo detto. Sono abbastanza sicura, anche perché... Quella davanti a noi invece non fa niente. Chiaro. Guarda questa, sicuramente è quella che funziona meglio. Ma, oddio, qualche dubbio. Panzi. Lo mantengo, io ho scatto... Lei non sa chi sono io? Quindi uso confondersi. A te l'hai fatto affrontare. Sì, quindi erano 6 di progresso e 3 di pericolo. Io uso confondersi. Cioè sono io quello che sta affrontando gli obiettivi. Vabbè, in intrigo affrontare sono forte. Sfrutto il mio archivio. Ok. Da figlio di papà. Esatto. Sei abituato a parlare con questa battaglia. Vabbè. 1 e 1 via. 2. Cos'è che stavi facendo? Confondersi. Però quindi... Ho usato l'archivio. Sì, ho usato l'archivio. Doppio... Hai fatto 10? Ah, no. Sono 10. No. Già. E quindi abbassi il pericolo oppure... No, però aspetta, c'ho anche la periferica. Quindi converto un fallimento in un successo. Quindi sono 4 successi. 4 successi. Perché questo è un 5. Ok. Hai fatto... Cos'è che hai fatto? Confondersi? Sì. Quindi puoi abbassarti di 4 il pericolo o come ti pare di aumentarti la trasmissione. Che però la trasmissione ce l'ho già al massimo, quindi mi abbasso di 4 il pericolo. Sì. Racconta come ti abbassi il pericolo. Allora, scendi a 1 di pericolo. Beh, io mi avvicino a... faccio, lei non sa chi... Lei non sa chi si sta rivolgendo, mi avvicino. Gli dico sottovoce Gramp, no?
quelli come lei dovrebbero più badare a che le macchine di questo concessionario funzionino bene invece di insultare i clienti che vogliono comprarla. E tiro fuori il portafogli facendogli frusciare il contante così davanti. Nel frattempo la macchina lo fido fisso. E poi lo rimetto in tasca. Cafone! E poi mi metto lì in posizione... Mentalmente bravissimo. Diglielo, Donald, perché altrimenti i soldi li portiamo da un'altra parte e il tuo stipendio viene pagato da noi. Non è normale che queste macchine facciano così. Allora, il pericolo aumenta a 9 per Link. Smile rimane fermo perché la tensione è ancora a 1. E Panzi torna a 2. Il tuo pericolo arriva a 9 anche perché... smetti di parlare come parlavi poco prima, quindi il Freedom Fist, per quanto... Beh no, ho detto... ma prima... che non dovrebbero fare così. Sì, ma prima parlavi in maniera molto pacata, ferma, da bambino autistico, e adesso hai fatto una voce un po' più ti sei un po' emozionata. Calorato. Sì, sta partendo tutto. Stiamo per rubare le macchine. E quindi in realtà ti sta tenendo parecchio d'occhio, perché ha capito... cioè inizia a sospettare che tu stia usando questi due per fregarli. Ok. Loro sono delle vittime in questo momento. Ma siamo già al nuovo round? Sì. Tu hai fatto? Sì. Fatto io, ho fallito. Alice in allora, palla inizio io e... userò delle onde subliminali. Perché il segnale radio che entra una musica mi sembra tornata quella solita. Inizia a trasmettere questa enorme pulsione di, non di ribellione, di sfiducia verso il regime, cioè di sfiducia verso i propri datori di lavoro in realtà. Okay. Tutte le persone che ci sono in questo momento hanno questa sensazione di il lavoro lo faccio tutto io, dovrei avere più riconoscimenti, invece c'è la gente che non fa un cazzo. E quindi la voglio usare per confondermi, mentre ognuno è preso da questi pensieri e le macchine che stanno impazzendo, per depistare un po' l'attenzione, okay, e evitare che mi gonfino di botte. Ho comportamento... aspetta, no? Questa è gestione, non mi ricordo se è gestione errori o adattamento comportamentale, scusate. Gestione errori, no, è quello del pericolo. Adattamento comportamentale, mi sa che... Ah, per ogni successo riduco il pericolo di uno e recupero uno di capacità di trasmissione. Wow! Quindi il doppio. Ah no, e pesante. Tensionissima. Quello è un 10. Sono, però non c'ho archivio. Quindi sono 3 successi più 4, 7 successi. Quindi... posso scegliere se abbassarmi il pericolo o alzarmi la capacità di 7 e via diversa, in più mi si abbassa automaticamente il pericolo di 7 e ne aumento la capacità di 7. Quindi in realtà torno al massimo e il pericolo va da 2. Sì. E me lo abbasso a 0. Quello che succede è che il tizio sta iniziando a pensare alla cosa mentre la macchina mi sta cercando di tenere d'occhio, ma mentre mi tiene d'occhio la macchina lo sta spingendo indietro. Lui cerca di passare di fianco alla macchina, si apre, gli dà una sportellata, ributtata indietro e inizia a pensare perché oggi non era qua il mio turno, dovevo andare dall'altra parte, quindi inizia a avere un po' di... In quel momento l'ultimo pensiero proprio suo sono io. Anche perché vedi che inizia... ad alzarsi, inizia a far uscire la gente perché a questo punto non è più sicuro, tanto chi me lo fa fare di restare qui, è più sicuro se escono tutti così non devo tenere a bada nessuno, e quindi si disinteressa completamente da voi, e anche il commesso in realtà vi sta prestando poca attenzione, sembra molto distratto. Ricominciamo da... E siete a 2 successi dal hit del rubare la macchina, la seconda, che quindi... chiude il primo. Allora, rubare era facile. Ah sì, ok.
Possiamo iniziare a prenderle e portarle via. Sì, esatto. O farle andare via, però non so se le controllo dove vanno via, quindi prendiamone una noi. Un paio. Cioè, dobbiamo salire su delle macchine, quindi? Beh, sì. Ok, quindi confondersi per provare una macchina. Per dire. Okay. Questa però mi sembra tranquilla. Questa è ottima, voglio vedere se è comoda da poter portare in giro. Mentre c'è il caos in giro. Però aspetta, perché io ho su confondersi ho la periferica che converte un fallimento in un successo. Okay. L'uno, così almeno fai due successi. Così almeno diventano due successi. Sì. Puoi scegliere se abbassarti il pericolo di due o aumentarti la capacità di missione di due o 1 e 1. Sei a pericolo 3. Abbasso il pericolo. Baby driver. E quindi io sono seduta nel posto del... Lo sterzo funziona perfettamente. Non sa guidare, però. Allora, io adesso farò... Allora, uso affrontare. E... attivo lo slow motion. Quindi... parto a velocità supersonica, corro, prendo il commesso, gli tiro un coppino all'ignorante alla velocità della luce, torno sul sedile davanti dell'auto così lui si gira per capire che cosa l'ha colpito, in grano e parto. La stessa macchina sua o un'altra? Sì, la stessa sua. Ok. Vediamo se riesce questo piano folle. C'è un 10. C'è un 10. Però c'è anche un 1. C'è anche un 1. Però hai fatto affrontare? Sì. Quindi c'è comunque 3 successi. 3 sì, progresso. Cioè 3 progresso. Esatto. 3 pericolo e 0 però. Il che vi porta comunque ad arrivare a quella famosa hit che vi serviva per andarvene. E quindi vai, racconta come sfondi il vetro. Ok. Uso il Freedom Fist per sfondare il vetro. Così non si rovina la macchina, giusto? Esatto. Quindi tiro dritto sul Freedom per Fist. Lo prendo, lo schianto contro il vetro. Uso lui per sfondare il vetro e poi andiamo. No, allora mentre fa questo, io guardo la macchina che stava spingendo il Freedom Fist. Ci salgo sopra. Dico a tutte le macchine di andate e moltiplicatevi dove vi pare. Siete libere. Andate. Cerco di dargli con rivolta delle macchine la sculacciata sul culo. Vai, se fossero cavalli. Esatto. E io invece cerco di guidare la mia usando rivolta delle macchine per provare a guidarla per andare da loro. Ok. Vi allontanate dal concessionario, andate. Qual erano le scene quelle che tutti dovevamo arrivare all'obiettivo? Illusione. Vi allontanate dal concessionario e andate verso il vostro rifugio, che è abbastanza grosso se volete per parcheggiare le macchine tranquillamente. Un paio di macchine. Due macchine, ce le teniamo? Certo, possono essere finite. Non ci serve di venderle, quindi cosa facciamo? Forse dobbiamo metterle un po'. Le altre non vedete dove siano. Andate dove sentite. Quindi ci sono delle macchine che si sono... quello dovevamo fare, no? Darle, distribuirle ai poveri. Esatto. Beh no, dopo un po' l'effetto finirà e si fermeranno. Ma non vanno contro le persone. E saranno aperte. No, anche più che... Beh, non lo so, magari se qualcuno gli ha fatto uno sfregio a qualcuna, magari qualche chiavata, qualche... E così nacquero i modellini... Prego, si accomodi pure. Ma più che altro così nacque Carrie, la macchina assassina. Esatto. È perché qualcuna non si toglie dal segnale... Ma io forse... Meglio? Ottimo manovra lì col vetro, complimenti. Sì, dovremmo cercare di camuffare la macchina, perché credo che denunceranno il furto. E i numeri di telaio... Ma se ce la teniamo noi? Registrati. Sì, ma perché c'è tutte le volte che usciamo con c'è un numero di telaio? Non usano le targhe per quello? Sì, però le targhe... No, allora...
le possiamo sostituire, le possiamo, la possiamo... Io non sono abituato. Ok, fai, fai la prima prova per rivendere le auto, perlomeno invece che rivendere, diciamo, sistemare. Sistemare. È sempre in trigo. Ti può servire questo e tiro fuori un bazooka. Sistemare è più, più giusto, perché che vogliate tenerle o rivenderle o... Però farle rendere intracciabili. Se vi facciamo dei simboli del regime sono più... Sto subendo. Bellissimo. E poi la resistenza. La e una la modifichiamo, bello, e facciamo tipo che con un pulsante esce l'olio da dietro. Ah, carino. Adesso mi è piaciuto fare apparire la scritta la resistance. Vabbè. Come però? Sono dei fuochi d'artificio sparati dalla marmitta. Dalla lettone, mettiamo la lettone e poi mettiamo però anche dell'olio dietro, perché l'olio dietro ci vuole. Noi ce l'abbiamo il telefono. I triboli. I triboli. Ce l'abbiamo il telefono a disco dentro. Sì, sì, perché cosa gli serve per fare il teletrasporto? Ok. Allora, chiamo papà. Faccio affrontare e uso l'archivio. Chiamo mio padre. Aiuto. Tre successi. Tre successi. Beh, ottimo. Vai, racconta tu. È tutto tuo. Pronto, papà? Senti, io ho bisogno di sapere come si chiama quello dell'officina che ti fa le modifiche automobile sportiva. Perché... Donny, che cosa ti serve? Perché no, perché, perché c'è un mio amico che ha preso una macchina e voleva sapere come fare la modifica l'auto sportiva. Ma è una di quelle macchine da poveracci o è una macchina... No, l'abbiamo presa alla General Motors. Mortacci, come cazzo si chiama? Beh, sì, ti posso dare il numero, però senti, va bene, per questa volta vada ancora così. Però ogni tanto torna a casa, tua madre è preoccupata? È preoccupata, chiede dove sei. Quindi io ho detto che sei via con una di quelle zoccolette. Stai ancora bevendo, papà? Sì, un pochino, ma non più del solito. Va bene, allora, va bene, stasera forse vengo a cena. Dai, ti aspettiamo. Va bene. Questo va bene. È il pericolo che aumenta. Sarà saggio di avergli detto della genera, ma magari legge sul telegiornale. Beh, che... è il mio obiettivo. Ah, ok. E lui si deve vergognare di me. Allora, ottimo. Comunque l'avevo detto, dovevamo fare il film. Però rapimento. Non ci possiamo andare alla... Dove? All'officina. Perché? Perché sennò poi sai chi siamo noi. No, ma io adesso all'indirizzo dell'officina chiamiamo l'officina. Sì. Chiama tu, che sei bravo a parlare. Aspetta, ma poi tuo padre, se dovesse scoprire che sono state rubate e fa la brutta figura, chiamerà l'officina, chiederà chi sono, con chi sei andato. Ma no, non penso che suo padre... Dobbiamo uccidere quello dell'officina. Tradire. Perché dobbiamo uccidere... No, non possiamo farlo come resistance. Non si uccidono i civili, a meno che non sia travestito da... Lo travestiamo. Da Freedom Fist. Allora in quel caso... Ok. Mi sembra un'ottima idea. Perché no, perché sennò poi ci possiamo andare in mezzo. Bisogna, com'è che diceva il tizio di prigione, tagliare i fili. No, i fili sciolti. I nodi. Gli rami secchi? Tutti i nodi vengono al pettine. Tutte tipo... Si stava meglio quando si stava peggio. No, qualcosa del genere. Era tipo... Le chiudere le porte che non dovessi aprire, com'è che era? Ma quello era Zippos che diceva brucia i nodi direttamente prima che si formino. Forse era quella, sì. Sì, sì. Ah, credevo morto un po', se ne fa un altro. Applicabile alla situazione. Sì, vabbè, ho capito. Anche ci sarà un papa che poi non mi... Ma che cos'è un papa? È una cosa che avevo visto di là, di cui mi ha parlato il tizio dell'altro concessionario. Ha detto che c'era un tizio che decide della religione. Addirittura. Sì, ha picchiato anche una che era strattonato. Strane. Ma comunque, ok, sta a noi due decidere cosa fare per proseguire. La prima hit per sistemare le auto l'avete fatta. Mm-hmm. Io prendo la cornetta. Mandi a casa, ti aspetta. Noi abbiamo un telefono di quelli più moderni e quindi c'è il richiama. E chiamo suo padre. Ah! Ok. Quindi è affrontare? Sì. Buongiorno signore. Tira, poi vediamo come ti risponde. No, perché io voglio usare onde subliminali. Ok.
per farlo sentire completamente come se avesse fumato tantissimo, roba buona, e che quindi in realtà la conversazione con suo figlio se la sia completamente immaginata. Ok. È per coprire le tracce. Va bene. Della cosa. Cinque no, giusto uno. Cinque successi. In affrontare, quindi è 8 di progresso, 3 di pericolo per me. Due hit. Ok, rispondimi come mi risponderebbe normalmente, e poi ti dico io cosa succede perché attivo le onde subliminali. Cioè, buongiorno signore! Ti rispondo dicendo, Donny, cos'altro vuoi? A proposito! E attivo, e si vede lui che inizia. La ringrazio per aver chiamato la linea erotica Donny e soci. Attenda in linea per un piacere senza confini. E riappoggi la cornetta così. Riappoggio la cornetta. Ore a stare lì. Anche perché lui si sente benissimo, cioè probabilmente non ha mai fumato in vita sua perché va solo di alcolici e cocaina. Ma in quel momento si è praticamente quasi dimenticato che il figlio l'ha chiamato e che deve venire a cena. Ok. Grazie. E sta a me. Mm-hmm. Avete tutto quello che vi serve per sistemare okay. Le auto. Quindi possiamo andare dal tizio. Poi tu giusto che rimani qui perché sei la faccia. Mm-hmm. La faccia. La faccia. La faccia Lugazzi. Face. Face. Smiley face. Ok. Andiamo. L'officina è un'officina di quelle abituate a trattare con un certo tipo di clientela che se paga bene non si sente fare domande. Ma è piena dei latini che ti guardano male quando entri o sono tutti ariani? Perché ovviamente neanche il meccanico. No, sono assolutamente tutti ariani. E sempre in trigo siamo? Siete ancora in intrigo. Il vostro prossimo obiettivo è ricattare e umiliare il vostro... Il tizio. Ok. Avversario. Quindi confondersi. Possiamo anche cambiarlo. Sì. Confondersi per far parte della clientela del posto. Il tuo pericolo è a 1. Pericoli, ripeti un attimo. 0. No, adesso no, sei andato a 3. 1 e 8. Minchia, tutti medi, cazzo. Un successo. Successo con la periferica. No, niente. Soltanto un successo. Ok. Quindi ti vuoi abbassare il pericolo? O recuperare trasmissione? No, in realtà non l'ho neanche usato, quindi. Beh, uno gli si abbassa di base. Perché non l'ho scena di intrigo, sì. Ok. E quindi togli quello che ho. Ok. Sì. E, senti che comunque anche se avete fatto cose, state girando, tu guardi un po' il concessionario come è fatto, e veramente è una combricola di gente che se paghi potrebbero anche farti sparire la macchina in un fiume dentro un cubo di cemento e non fare domande. Però domanda, noi abbiamo soldi veri? Voi due avevate dei soldi. Avevo dalla precedente... Due missioni fa. E l'unico problema è che il segnale aumenta di nuovo. Sentite di nuovo quel fischio nelle orecchie. Oh, che palle! E quando vi riprendete, la stanza dove siete non è quella di un'officina. Ancora... Dove siamo? Sembra essere il tipico negozietto che vende food and stuff, per citare Parks and Recreation. No. È una drogheria dei sobborghi di Detroit. Molto tranquilla. Siamo sempre in intrigo comunque. Sì. Io mi sono rotto di tutto questo. Sì. Spendo 5 di trasmissione e processo la subrutina. Ok.
Ho agito io, quindi mancano... No, agito io. Ah, ok. Tocca a me allora. State voi due. No, io l'ho fatto. Tu eri l'ultima del turno prima. Ah, quindi dobbiamo ricominciare. Cioè, avete voi due ancora, io ho appena processato la subito in definitiva. Io gli dico loro, se riesco voglio andare il più in alto possibile. Se è qualcosa tipo videodromo, se è qualcuno che ci sta facendo vedere cose, non può estendersi per chilometri e chilometri. Io mi sfrutto le palle e voglio affrontare la commessa. Vabbè, via, un altro scrivo. Brava. Allora, 2 e 6... Intanto dicono che essenzialmente quella di prima era l'officina di Fast and Furious se Hitler avesse vinto la guerra. Reich and Furious. Ci sta. Allora, 2 successi. Ok. Di affrontare? Sì, quindi voglio 5 affrontare la commessa. Parla! Voglio affrontare la commessa? In che anno siamo? Dove siamo? Perché c'è Negan al potere? Negan al potere? Dove sono i Freedom Fist? Parla! La commessa ti guarda e ti dice con un accento un po' latineggiante, un po' spagnoleggiante... siamo nel 1986. Reagan è presidente, l'abbiamo votato. Negan. Reagan. Ronald Reagan. Un attore molto famoso prima di diventare presidente. Quindi adesso si votano gli attori. Votano, sì, certo. Sì, ha vinto 49 ucciso. Stati. Ha vinto, ha preso 49 stati con la forza. No, ha vinto. Ha fatto delle elezioni. No, le prossime elezioni saranno da 3 anni. No, epurazioni. Elezioni. Elezioni. Te l'ho detto che votano. Ma qua. Tipo quelle a scuola? Ma no, qui votano. Ecco, ma a scuola. E non so cosa sono i Freedom Fist. Quindi non ci sono minoranze? Non c'è gente che soffre? Beh, la gente che soffre c'è sempre. Guardi me, io arrivo da sud, arrivo dal Messico e ho dovuto faticare per aprire questo negozio. C'è il Messico? Sì. Però è la nazione... Sì, però un messicano ha aperto un negozio, non esiste. No. Cioè, capisci? Sì, Gli danno fuoco prima. Quindi non esiste neanche la resistenza? Esiste la resistenza? Esisteva durante la guerra. Quale guerra? La guerra di dove? La guerra mondiale. Noi abbiamo avuto la guerra mondiale. Sì. La storia si è separata negli anni 60. Ah, ok. Ok, però, scusa, e dov'è, gli dico il nome, dov'è Bolsonaro? Il presidente quello nostro. Ah, ok. Bolsonaro. Non ho mai sentito questo nome. Come si chiamano i poliziotti? Beh, quello che passa ogni giorno da qua si chiama Frank, ma... Cioè, hanno dei nomi normali. Sì. No, è tutto finto. Sbrighiamoci, dobbiamo trovare il modo per toglierci qua dal cazzo. Sì. Non ci interessa quello che ci vuoi far vedere, togliti dalle palle. Sentite la radio che fa proprio di cambio di frequenza e non succede altro per ora. State. Allora io faccio spiare. Chiama tuo padre. No, e basta. Io faccio spiare. Il numero delle chiamate non è al momento raggiunto. Esatto. È ancora in attesa. Perché voglio cercare di capire dove si inserisce sta roba del segnale. Quindi voglio provare a intercettare qualcosa in modo da riuscire a entrare in contatto con quello che ci fa rimortarci. Tu un successo, però più un progresso per ogni successo. Un successo. Tu aggiungici un dettaglio alla fine, però praticamente quando ti concentri sulla provenienza del segnale ti rendi conto che il segnale viene da parecchio lontano, ma nel posto in cui vi trovate adesso tutti gli apparecchi radio stanno ritrasmettendo il segnale. Anche la radio della signora che c'è. E lei però, come se fosse estraneo, nell'estraneo non stanno dando niente di strano in tutto. Che non è normale che tutte le radio facciano... No. Ok. E non è neanche normale, neanche da voi quando attivate il segnale, certo. Solo voi siete i ripetitori del segnale. Qua sembra che il segnale sia... Ovunque. Everywhere.
tutti gli apparecchi radio. In realtà il vero segnale è il wifi, il segnale che dà i poteri. Tutti gli apparecchi radio che ci sono in zona stanno emettendo, magari poco. Sì, sì. Però arriva da tutto quello che di elettronica. Barbie, prova a chiamare, come si chiamava quel prete che ti dava un favore perché gli ha fatto vedere che quella era bellissima. No, niente di sessuale. Come si chiama quelle cose che ti ha fatto vedere? Dalle simonie, come che si chiamava? Le simonie. Non mi ricordo come si chiama, non me ne intendo di quello. Le confessioni. Le confessioni. Sì, sì. Prova a chiamarlo. Sì. Provo a chiamare... Il pericolo continua a non aumentare perché da questa parte non c'è niente che vi stia mettendo. Prova a chiamarlo, vedi se funziona. Se siamo in un altro mondo non dovrebbe funzionare. Provo a chiamare padre Flanagan. No. Sono irlandese. Io odio Alice. Ciao, cara. Non sapevo che l'avresti incattivito. Il vostro pericolo sarei a 10. Esatto. Beh, per questo potrebbe anche essere. Vabbè, ci sono. Senti, senti che dall'altra parte qualcuno solleva la cornetta e ti dice: pronto? Pronto? Padre Flanagan? Sì, chi è? Sono io, Connie. Non si ricorda di me, sono venuta a messa un sacco di volte. Connie. Non ricordo nessuno. Connie McLeod. Si ricorda? Il nome di una pornatrice. Io devo sempre trovare. Ah, certo. Ok. Ha un'app. Non McLeod, McLeod. Perché... Si ricorda mia zia Floris? Viene ogni domenica, ogni tanto vengo anch'io. Anche questo è quanto. No. L'ha detto lei, eh? Si ricordate quanti? No, non mi dice... Chiedi dove fa il ministro lì, che robe varie. Lei si trova ancora... Santa Maria delle Disgrazie. Santa Maria delle Disgrazie? Grazie. Delle grazie. Dai, delle grazie. Grazie. Basta con questi scherzi. Chi sei veramente? Dai. No, sono Connie. Non so chi sia questa Connie. Se è uno scherzo per... farmi perdere tempo mentre svuotate di nuovo la cassetta delle... E mette giù il telefono. No, non era lui. Però la voce era la stessa. Aspetta, fammi provare una cosa. La voce era identica, ma non si ricordava delle mie confessioni. Fammi provare una cosa. Io... Attack... Nuovo round, no? Sì. Okay. Sì. Comunque un hit tra tutti ve la siete portata a casa. Io uso di nuovo le mie ombre subliminali. Per dare alla signora e ai passanti che ci sono davanti, si iniziano a espandere un'enorme voglia di fare parkour. E, tipo, vedi le vecchiette che iniziano a salire sulle panchine, ci provano. Sì, la signora che inizia a muovere in realtà è solo per distrarre al momento perché mi voglio confondere. Ok. Vediamo se mi viene. Sono 2, 6 successi, quindi... Mi recupero. Allora, intanto 6 successi, mi si abbassa di 6 il pericolo e guadagno 6 di trasmissione. Cioè vai a 0. E quindi con il resto vado al massimo di trasmissione. E mentre mi vado fuori e inizio a portare questa cosa in strada, vedi tipo due ragazzini che stavano giocando con i Jig Tiger. Si fermano e iniziano a saltare sulle panchine. Una signora fa per saltare su una panchina, cade, si rompe un'anca, viene assistita da altri. La signora da noi fa per uscire per andare a aiutare la vecchietta che è caduta, ma mentre esce fa uno slide sul cofano di una macchina. Non lo sa neanche lei perché gli viene... Sai quando ti viene quel sentimento tipo che devi andare... Ti vuoi lanciare su una macchina. No, mi hai sentito che magari stai camminando e ti viene da fare il salterello, no? Ti è mai capitato? Quello del genere, però lei viene voglia a tutti di far parkour, è un potere magico. E quindi mi confondo e torno al massimo. Ok. Ok. Le voci nel segnale intanto urlano parkour! Parkour! Anche parcazzolanca. Anch'io mi confonderò. Il parkour può essere pericoloso se non sei allenato. O se c'hai più di 60 anni. Nella nostra situazione anche a 30 anni. Sì, no? Credo anche a 15. Io sono nato inadatto per il parkour. Io sono molto adatto a dirlo.
Ma anche i tuoi personaggi non sono adatti a farlo. Tra l'altro. A quanto pare, pare proprio di sì. Fancy, smile. Sì. Ma sostenere in intrigo cosa significa? Sostenere gli altri, immagino. Che dare supporto agli altri, infatti abbassi il pericolo altrui. Allora. Affrontare! Affrontare! Testa in affrontare. Insegnare. Nice. È un po' come affronto lo attacco l'oscurità. Brava! Vediamo un po'. Allora, però 4. Si abbassa il pericolo di 1 a lei? Sì. Brava. È già a 0, non può abbassarsi sotto 0. 3, 4. Quindi 7 di progresso e tu prendi 3 di pericolo. Ne prende 2 perché non si poteva passare prima. E hai detto 7 successi. No, ne prende 3 perché dopo. 7 di progresso del round. No, è una volta per round praticamente si abbassa di 1. Ma dato che non si è alzato, non avete pericolo. È una volta per round, non è all'inizio. No, è che non avendo pericolo non può abbassarsi meno di prima. 7 abbiamo detto, vero? 7 di progresso. Quasi 2 hit. E dimmi tu, dimmi un po' tu, quello che puoi fare se vuoi è proprio cercare di entrare nella coscienza del segnale. Sì. Il segnale non si è alzato, non ha fatto niente di particolare. Il segnale rimane al livello dove era prima. Quindi non riprocessiamo un altro. No, perché è rimasto sempre al picco. Sì, voglio utilizzare il mio segnale per sincronizzarmi con il segnale. E dire, non abbiamo capito un cazzo, spiegaci chiaramente cosa dobbiamo fare, riportaci a casa. Cosa vuoi che facciamo? Quello che vedi è che c'è una torre radio, molto molto grande, molto più grande di quella che avete abbattuto sul Tower Mall. Che sta apparentemente da qualche parte in uno di quegli stati granaio degli Stati Uniti in mezzo al nulla, quindi piatto completamente, campi di grano e questa torre radio gigantesca. E senti che il segnale viene da lì. La fonte del segnale si trova lì. E volendo, dato che hai praticamente viaggiato attraverso le onde radio, potresti anche riuscire a ricostruire la posizione su una mappa, sapendo in che direzione sei andata, per quanto tempo la tua coscienza è andata in quella direzione. Comunque, viaggiando attraverso le onde radio, hai visto dove sei passata. Sì. Quindi puoi ricostruire dove sta quella torre, almeno qua, dove siete voi. Certo. E la voce che avete sentito prima non la senti più in questo momento. Però hai una chiara... Idea. E siamo ancora in questo mondo, questo 86. Ti rendi conto che se tu volessi, dato che adesso hai capito un po' come funziona, potresti ricalibrare la frequenza del segnale tuo e degli altri due per tornare dove stavate prima. Ma mi viene in mente una cosa, che sicuramente se ci spostiamo qui in questo tempo mondo, non abbiamo tra i coglioni il Freedom Fist. Quindi possiamo andare in quel posto lì senza rotture di cazzo. Quindi dico, ho la soluzione. Dobbiamo andare dove c'è una grossa torre con un potente segnale. E quella è la chiave per tornare a casa. Ma siccome se noi dovessimo fare questa cosa... nel nostro tempo, nel nostro mondo, nel nostro luogo, ci saranno un sacco di rotture di cazzo. Ma perché non rimaniamo qua? Lo facciamo qui. Visto? Sapevo che abbiamo... No, ma rimaniamo qua del tutto. Ah, tu vorresti restare qui? Bella vita, nel senso non ci sono... però la questione è che... metti caso che poi il segnale si incazza e ci continua a mandare a destra, a sinistra e ci rimanda indietro? Beh, andiamo lì e lo sabotiamo in modo da rimanere sempre qua. Vabbè, ma tutti quei poveracci che rimangono dall'altra parte... Beh, ci saranno i poveracci da aiutare anche qui, se proprio vuoi fare il buon samaritano. Ma non siamo più la resistenza, così. Chi lo dice?
Ma dai. Siamo l'unica resistance. Se qua non c'è dei tempi della guerra. Sì, ho capito. E vieni a mettere, vieni a mettere casino in un mondo, in un mondo che funziona? Beh, sì. È quello divertente. No. Arriviamo alla torre e decidiamo. Quindi, prossimo passo è rubiamo una macchina? Rubiamo una macchina. Ancora. Funziona sempre. Per arrivare lì non possiamo arrivarci a piedi. Mamma mia. Guarda, c'è quella signora che ha lasciato quella macchina lì perché si è appena spaccata l'anca. È scesa e ha provato a fare un backflip tra un mattone e l'altro. Oddio. Mi sembra un'ottima idea. Vai, tu che sai guidare. Vado io dalla signora e faccio affrontare la signora con anche lei. Il nostro nuovo obiettivo è raggiungere, invece che fare la faccia al tizio, è raggiungere la torre. Avevo già aggiunto una nuova agenda apposta. Due successi. E siete già a due su tre. Signora, prendiamo in prestito la macchina, eh? Grazie! Parkour! E io salgo sulla macchina. Salgo anche sulla macchina. Lascio guidare te, Donald. Va bene. Al momento vedi un ragazzino che anche lui fa la mossa sulla macchina, sul cofano. Siamo in una botte di ferro. Questo vi fa raggiungere l'ultima hit che vi serviva. Salite sulla macchina e grazie alle indicazioni di Smile guidate per parecchio tempo, vi fermate, svuotate il... Tiriamo un po' di guardrail giù. Esatto, più che altro. Esatto, sì. rubate la benzina alle macchine in sosta, fate le tipiche cose. Sì, sì, io provo la cosa, quella del tubo, e ovviamente sì. Sputo benzina per tipo un'ora. Ti rendi conto purtroppo che alcuni dei tuoi poteri non funzionano bene come vorresti, perché qua la tecnologia sembra un po' più indietro di dove era arrivata con voi. E quindi sì, le macchine rispondono, però magari si accendono e basta, non hanno tutto quel controllo elettronico più che altro. E proseguite praticamente per 5-6 giorni nella direzione, fermandovi già qualche motel, fermandovi a qualche motel, truffando gente in giro per prendere un po' di soldi. Esatto. Che bello. Facciamola quella dell'anello. Tipo che perdi l'anello e tu vai dal tizio e gli dici oh, oppure che perdo il portafoglio, bisogna di stare, devo chiamare mia mamma. Certo, esattamente. Sì. E viaggiate comunque verso sud per un paio di giorni e poi girate per andare verso proprio il centro degli Stati Uniti finché non arrivate in quel bellissimo posto che è il Kansas, lo stato più quadrato degli Stati Uniti, credo, insieme al Colorado. Ma il Colorado e il Wyoming sono i più quadrati, ma il Kansas è veramente quello appena meno quadrato. Siamo di nuovo in Kansas. Siamo di nuovo in Kansas. E che vacanza del Kansas. Che vacanza. Arrivate in vista di quella torre che tu avevi visto, e qua il segnale lo sentite proprio pieno. Quindi riprendetevi tutta la trasmissione che avete consumato. Oh, era cool. Perché io sono il dio della trasmissione. Scusa, grazie. Ora ho capito cosa sarebbe quella su Brudin. Quella Blade. Siamo ancora in intrigo? No. Siamo in... Siete in free play in questo momento. Ah, ok. Allora, parcheggiamo lontani. Sì. Avviciniamoci piano. E... c'è ancora di quelle, come si chiamano quelle cose lì, quelle caramelle lì a forma di ciuccio? Sì, quelle che abbiamo preso lì al motor grill. I frizzini, Ok, prendo un paio. Buoni. Andiamo? Dove? Là. Alla torre. Ah, no. Qual è lo scopo, scusa, Barbie? Il segnale mi ha fatto vedere questo posto. E sembrerebbe essere il punto. Chissà com'è questo posto di là. Possiamo provare a tornarci, però sospetto. Ma se ci troviamo in mezzo a centinaia di guardie armate? Però sospetto che distruggere qua questa torre o fare qualcosa su questa torre non avrà azioni sulla nostro. Beh, ma perché dobbiamo distruggere la rimanda al segnale? È cosa buona, no? Voi non avevate prima idea di dove arrivasse il segnale e nessuno nella resistenza sa da dove arrivi. Okay. Ah, ok. Proprio il primo. Quindi il base. Tutti, viene solo rimandato. Tutti lo rimandano, ma dove sia l'origine del segnale nessuno magari nella resistenza lo sa. Magari qua origina il segnale e viene rimandato dalla parte nostra. Ma
E se c'è la parte nostra, ce ne sarà anche un'altra dove Reagan ha perso e ha vinto quello che c'era contro? Mm-hmm. O un'altra dove in realtà la prima guerra l'hanno persa? Chi lo sa? Ce ne potrebbe essere un sacco. E tutto parte da qui. Parte da lì. Forse. Beh, andiamo a vedere. Anzi? Andiamo a vedere. Tutto tranquillo? Te la stai ancora facendo sotto? No, in realtà... Hai visto che fighi quei cosi nei motel dove metti i soldi e vibrano? Ah, sì, sì. Nel nostro tempo non c'è. No, anche no, perché... Anche perché è divertente, quindi, come tutte le cose divertenti. Chissà perché sembrano che saranno per massaggi, fare i massaggi. Beh, credo che lo... Vabbè. Ho qualche idea su come potrebbe essere usato. Vabbè. Bussiamo a quest'ora del mattino, chi no, sarà mai, andiamo a vedere. No, scusate, io faccio il rock. Con sta pioggia e con sto vento, chi è che bussa al mio? Io devo fare ancora la mia zona. No, siamo in free play. Ah, siamo in free play. Sì. Allora io irrompo. Non devi tirare il free play, non devi fare le prove. Irrompo. Fai quello che vuoi. Irrompi. Irrompe e basta. Vai e fai quello che vuoi. Esatto. Quindi ci avviciniamo e c'è un... Ma la torre è una di quelle tipo tralicci? No, la torre è una di quelle che sotto potrebbe essere una piccola radio locale. Ok, okay, okay. Quindi c'ha una parte chiusa, c'è una base, dove stare qualcuno. Una base in muratura e poi parte il traliccione. Sì. Allora facciamo andare avanti lui che ha questa voglia di rompere. Esatto. E... aspettiamo che arrivi davanti alla porta. E ti guardiamo mentre rompi. La e porta la vuoi sfondare o vuoi provare a vedere se... No, voglio provare a vedere se si apre. Sì. Ok, entro. C'è nessuno? Senti qualche rumore in lontananza, ma non una risposta. Non è un rumore di gente che sta parlando, più gente che sta spostando cose. Ok. C'è gente. C'è gente? Sì. E non risponde? No, io ho detto c'è nessuno e nessuno mi ha risposto. Vogliamo entrare? Io sono già dentro. Vuoi salire? Beh, perché no? Cioè, cercare qualcuno. Hai aperto la porta? Sì. Sì. Andiamo. Cominciamo. Io comincio a perlustrare il luogo. C'è qualcuno? Dietro di lui. Inizio a guardare intorno. L'interno sembra a tutti gli effetti quello del, di una piccola stazione radio. Io che un po' me ne intendo, visto che ho data, archiviazione dati, eccetera. Come mi sembra la tecnologia e cosa hanno tipo di supporti? Allora, la tecnologia qui dentro non è come la tecnologia che avete visto nell'ultima settimana di viaggio, che è molto più indietro di dove è quella nel vostro mondo. Quindi potrebbe essere militare. Potrebbe essere qualche militare, potrebbe essere, sai, il tipico scienziato, certo, che è dovuto andare in periferia perché la gente... Ma sembra accrocchiata o precisa? Tipo ci sono cavi che vanno da una parte e dall'altra per far funzionare il mixer, oppure c'è il mixer con i cavi precisi, reggicavi e tutto fatto? Sembra tutto abbastanza preciso. Okay. Ma è una precisione da qualcuno che ha un ossessivo compulsivo. Ok. Non da qualcuno che tipo fa manutenzione server o cose varie. No, è qualcuno che vuole le cose simmetriche in ordine perché gli dà fastidio in qualsiasi altro modo. E per il resto? Ci sono oggetti che... cioè, è abitato questo posto? Ci abita qualcuno o sembra un posto di lavoro? Mi sembra più che altro un posto di lavoro. Ok. I rumori vengono dal piano di sopra? I rumori vengono dal piano di sopra. Io provo a farmi un'idea guardando quello che c'è lì, di chi ci possa essere e a cosa possa servire questo posto. Fai comunque allora un tiro... Spiare? Di spiare. Sotto intrigo? Vabbè, c'ho 4 in tutto, quindi. In tutti e 4. Zero. Bel tiro di plastica. Sì. Fatto un 10, ma un 1. Ma quello che vedi in giro è poco significativo. C'è strumentazione radio, ma è strumentazione radio... Non c'è un poster e cose varie. Volete vedere voi? Se no, chiamiamo quelli di sopra. Sì, possiamo cominciare a salire lentamente. Vabbè, sì, saliamo. Andiamo. Provo anch'io, sfrutto i suggerimenti. C'è qualcuno? Scusate? Non risponde nessuno. Permesso? Il rumore però mi sembra che sia un rumore un po' metallico, abbastanza ma non eccessivamente ritmico. Ok.
Io se mi avvicino alle varie postazioni sento qualche cambiamento nel segnale o qualcosa? O... No, perché qua il segnale è talmente forte che non... Beh, andate sopra, vi raggiungo. Sì. No, sì, sì, io salgo. Sì, sì. Sono davanti lei perché picchia. Sì, sì, mi tengo pronta. Quando arrivate al piano di sopra... Io nel frattempo tiro fuori un'archiviazione dati tipo un Uzi. Ok. Quando arrivate al piano di sopra vedete che il piano di sopra è ancora più spoglio di quello di sotto. Mm-hmm. Tutti i cavi convergono verso una sola stanza che è chiusa con una porta di metallo. Sembra abbastanza spessa. Ok. Ok. Andiamo di sfondamento? Beh, prima magari bussiamo. Hai ragione. Bussa. Cioè, ricordando le precedenti esperienze. Io prendo il C4 che avevo in mano, lo faccio ritornare dischetto e lo metto via. Mi mancava Fitti. Ok. È vero, così forse è meglio. Busso. Bussi e si apre una finestrella di fianco alla porta. Mm-hmm. Da cui esce quello che sembra un obiettivo di una telecamera. Johnny! Vi sta mettendo a fuoco perché sta girando per mettere un po' a fuoco la situazione. Io cerco di dargli fastidio, mi allontano, mi avvicino, mi sposto. Non fa ripetere. E sentite una voce piuttosto metallica uscire dagli speaker che ci sono negli angoli della stanza dove vi trovate, che sembra essere quella che avete sentito nel segnale prima. Mm-hmm. Che vi dice: finalmente siete arrivati. E sentite la porta che fa cuclunk. Beh, è una settimana di viaggio, ci vogliono 7 giorni. E si apre la... Sentite la serratura. Ci sarebbe stato comodo il teletrasporto catodico. No, beh, ma... Cioè, anche questo, invece di catapultarci a 500 miglia dalla torre, poteva catapultarci a 7 metri. Beh, no, non credo che possa cambiare dove siamo, ma solo il dove siamo. Su questa frase io mi fermo proprio in blocco di processo. Non ci può spostare la magia, no, lui può farci cambiare dal nostro mondo a questo, ma non spostarci. Quindi quando noi siamo venuti in questo mondo eravamo veramente nel punto dove ci sarebbe stata l'officina del meccanico. Uh-huh. E quindi dovevamo per forza venire a piedi. Chissà adesso dove siamo nel nostro mondo. Tu vedi che per quello secondo me potrebbe essere una base militare magari. Tu vedi che di fronte a questa spiegazione io ho la faccia di chi sta pensando al poster che c'è sulle pareti dell'officina del meccanico. Quindi tette, entriamo. Permesso. Aprite la porta e quello che vi si para davanti è un ammasso di ferraglia, perché tutta la stanza è ricoperta di macchinari di diverso tipo. Al centro c'è chiaramente quello che un tempo è stato un polmone d'acciaio degli anni 80, quindi gigantesco, poco, stanza. Poco utile, cioè poco funzionale perlomeno. Che sembra abbastanza dismesso. Ci sono dei binari su cui passano oggetti che vengono presi da braccia metalliche spostate, cose di questo tipo, e non vedete nessuno. Mi sporgo al lato del polmone meccanico per vedere se si vede una testa o qualcosa. No, senti solo una voce che dice: accomodatevi. E alcuni di questi bracci meccanici... Da dove arriva la voce? Dalla stanza, da speaker nella stanza. Alcune di queste braccia meccaniche vi fanno arrivare davanti delle sedie, di quelle pieghevoli da campeggio. Dove sei tu? Dentro lì? Io ormai sono qui, non sono... Sei in giro? Non sei in segnale? Più vivo. Ma sei qui e sei anche qui da dove arriviamo noi? Lasciate che mi presenti, sei il mio nome è Stephen Braunauer. Mai sentito? Forse l'unico che potrebbe avere lontanamente sentito il nome, perché è l'unico che probabilmente ha studiato qualche cosa, è il nostro Johnny. Se non è un truffatore, non lo diciamo. Però io quando vi dice questo dico: quello che ha inventato i McNuggets. No, non credo. Ero uno scienziato, un fisico. E l'ironia. Già. Molto ironico.
capito, no. Purtroppo sono stato vittima di quello che voi conoscete come il presidente McCarthy. Chi? Il vostro primo presidente che ha distrutto la nazione. Ma che un tempo nostro. Amavo. Quello nostro. Sì. Quello che negli anni 60 è diventato presidente da voi e che poi ha instaurato il regime. Il senatore McCarthy. Quello che adesso è presidente. No, non è più presidente. È colui che ha fondato il regime. È quello che ha fondato il regime. Hitler per il Reich. Ok. E per come fa a essere qui? Non siamo lì. Qua c'è Negan come presidente. Reagan. Reagan. Io sono qui perché sono riuscito in qualche modo a scoprire il segnale per primo. Quindi sei il primo che ha scoperto il segnale? Sono quello che perlomeno è riuscito a incanalarlo e a scoprire che il mondo da cui provenivo non era l'unico mondo. Quanti ce ne sono? Io ne ho scoperti due. Questo è il nostro? Esattamente. E come ti sei spostato? Parte del motivo per cui ora mi trovo in questa situazione è proprio il come mi sono spostato. Ho trasferito la mia percezione in questo nuovo mondo tramite un macchinario che il mio me stesso dell'altro mondo aveva costruito. Quindi tu sei di questo mondo? E il mio corrispettivo è morto. Io vengo dal vostro mondo. Come hai fatto a portare noi qua? Voi siete stati costruiti sulle indicazioni del progetto Sigmata. Sì, che modifica? Sì. Le modifiche provengono da qui. Ogni modifica al vostro sistema operativo è frutto dei miei esperimenti. Quindi questo è il mondo della resistenza. Dove è nata la resistenza? I Sigmata sono tutti, in teoria, a parte, vabbè, quelli che si sono venduti e fanno i sabotatori. I Sigmata sono stati costruiti apposta per venire contro. Però quindi i primi Sigmata sono tutti della resistenza, erano tutti contro il regime. I primi Sigmata erano un esperimento del governo che non è sicuro se, come sia andato a finire. Però la maggior parte di quelli che conosciamo adesso sono della resistenza. Quindi questo è il mondo della resistenza. Questo è il nostro mondo. Quindi perché tornare indietro? Infatti, possiamo rimanere qui? Potreste rimanere qui, sì. Come? Non facendo casini. Perfetto. Mm-hmm. Non facendo casini qui? Sì. Bella. È stato un piacere. Vi chiedo solo un'ultima cosa. E c'è sempre un prezzo. Perché tu puoi farci tornare lì e farci tornare qui quando ti pare? Sì. Vedi? Voi siete delle mie creature. E quanto hai di aspettative di vita in questa forma? Infinite. Ok, si può fare allora. No, perché se schiatti e poi succede qualcosa, non vorrei tornare di là dopo che abbiamo creato la resistenza pure qui. Già creare una resistenza è difficile, figurati due. Come forse alcuni di voi hanno intuito, il segnale mi permette di trasportare materia e coscienza da una parte all'altra. Mm-hmm. Anche farla sparire, tipo tutte le cose che faccio sparire quando divento uno spettro finiscono qua? Alcune. Ti ho fatto recapitare un sacco di interiore. Allora non a me, solo a Detroit. Vabbè dai, non ci devono preoccupare del regime, hanno anche quelli che puliscono, che sono pagati bene. Quello per cui può essere usato questo potere potrebbe trasformare anche il vostro mondo in questo mondo. Lunga, però poi ci sta già pensando la resistenza. No. Pensano di essere tanto bravi a fare le cose. Proprio per questo voi mi servite. Loro sono troppo vecchi. Sono troppo nel loro modo di pensare. Abbiamo ragione, siamo gli eletti. Voi certo, pensate trasversalmente, no, fuori dagli schemi, quadrimensionalmente. E guardo lui. Siamo in due. Flessibili. Perché siamo flessibili, sì. E sì. Non attaccati a rigide strutture. Sì. Come possiamo aiutarti allora a far capire anche ai vecchi che il loro modo di fare è sbagliato? E noi siamo il vero futuro di questo mondo e anche dell'altro. Esatto, due futuri in uno. Sì,
due futuri in uno, due mondi in uno. Credo che la soluzione sia diventare la megalomania. Siamo la Pangea della Resistenza. No, possiamo unire il meglio di due mondi. Giovane Donald, probabilmente hai ragione, ma purtroppo sono 26 anni che conduco questa battaglia. Sono stanco. Quanta gente è arrivata qui? Fino a una sufficienza. Fino a qui, in questa situazione che stai parlando come con noi. Quanta non gente ha sufficienza? Poca. Quindi vuol dire che siamo gli unici. Non ha sufficienza. Siamo sì, gli unici. Però potrebbe anche voler dire che facciamo una fine orribile e arriverà qualcun altro. Anche questo è vero. Stavo scherzando, ovviamente. Figurati. Hai ragione. Quindi, how may we assist you? C'è un solo modo per risolvere la situazione. Uccidere dall'altra Reagan. Parte. No. Uccidere il vostro presidente. Beh, sì. Mettoci poi da una mano da qui. Ho un piano. Possiamo fare come per la torre. Andiamo dove c'è il nostro. Prima sentiamo il piano, vediamo se è adatto, perché poi noi improvvisiamo. Ci vuole un la piano. La giovane Jade ha già capito qual era la mia idea. Cioè? Ovvero, in questo mondo ci spostiamo, andiamo dove c'è il presidente. Nella ci sono delle visite. Il presidente da noi dove sta? La Casa Bianca? Sì. Cioè, ci sono delle visite guidate alla Casa Bianca? Da voi, no. No, qua, glielo sto chiedendo a lui. Sì, è proprio questo una delle cose che avevo in mente. Ah, vedi, facile. Beh, per forza, da noi, se ti avvicini entro... Scusa, era ovvio, da noi, se ti avvicini entro 500 metri dalla Casa Bianca, ti sparano. Sì, qui sicuramente faranno delle visite guidate dove fanno vedere sì, come vive il presidente. Ma non è che quando noi compariamo improvvisamente nella camera da letto del presidente, dall'altra parte... ci sarà, non so, una festa di benvenuti. Il comitato di benvenuti. Esatto, no, ci diranno, uccidetelo, aspetta, ragazzi! Adesso non so quale sia il potere del nostro nuovo socio e membro onorario della Resistenza. Sì, esatto, ma... membro onorario. Ah! Se lui ci aiuta, noi possiamo andare nella visita guidata nella stanza del presidente. Stringergli la mano dicendo che siamo i bambini prodigi. Buonasera, presidente Reagan, siamo dei fan dei vostri film. È un attore, no? Sì, hanno detto, siamo un fan dei vostri film. Lui, ci manda dall'altra parte del presidente, lo fiftiamo, e dopo che l'abbiamo fiftato, lui ci fa tornare qua e siamo a posto. Io puoi voglio... farlo? Posso insegnarvi come sfruttare il segnale per andare da una parte all'altra. Quanto tempo ci vuole? Possiamo fare una cosa del genere? Salve presidente Reagan! Salve presidente Reagan! Dipende da quanto accuratamente sarete in grado di controllare il segnale. Ce lo possiamo fare. Siamo giovani. Certo, possiamo sempre imparare. Siamo flessibili. Sì. Bravo, stai imparando. Gli do una stellina d'oro di quelle tipo toppa da appuntare da qualche parte. La toppa di Boiscavo. Sei appena diventato un ufficiale della Resistenza. Che gioia. Perché anche i ranghi sono flessibili. Io voglio tornare a casa. Da tuo padre? Da qualsiasi parte, io volevo solo fottere delle automobili. Pensa che qui puoi fottere il presidente. Ma cioè tu pensa sì, solamente. Io non ho niente a che vedere con questo signor Reagan. Non no Reagan, dobbiamo uccidere l'altro. Sì, no, questo l'ho capito. Ma se noi lo ammazziamo, tu pensa a tuo padre quanto può essere incazzato con te. Sì, e questo potrei anche capirlo. Cioè non solo tuo padre, penso che tre quarti della popolazione sì, esatto. sarà incazzata con te. Sì, ma gli altri saranno tutti molto felici. Soprattutto... E i vecchi diranno, avevate ragione voi. Esatto. E noi diciamo, ok, visto che ci avete dato ragione, adesso dateci i soldi. Che fai, cosa hai, tutti quelli lì. Vabbè. E saremo ricchi in questo mondo e nell'altro. Sì. E se poi possiamo, tu, in caso finita tutta questa cosa, continuerai a fare il tuo? O sparisce il segnale una volta che abbiamo salvato il mondo? Non so quanto ancora il segnale potrà resistere. Beh, al massimo lo riattacchiamo da qualche parte. Sì, esatto. Ci saranno perché noi poi ci possiamo spostare da una parte all'altra. Sai, tu che puoi fare lì? Infatti. Gli portiamo a uno, fa questa è tua madre ritrovata quando sua madre è morta. Gli facciamo sborsare un sacco di soldi e poi li riportiamo indietro, tipo qua o di là. Nessuno che non è dotato del segnale può andare da una parte all'altra. Ma gli oggetti sì. Gli oggetti sì, però. Mm-hmm. Gli oggetti sì. Il Ottimo. Braccialetto della madre morta. Esatto. Perché voi siete oggetti, forse questo non vi è ancora ben chiaro. Ma dettagli, secondo me non è vero.
Lei è proprio sicuro di quello che sta facendo? Noi siamo i migliori, siamo qua. Già. Dai, cosa ho da perdere? Quante volte nella missione che abbiamo organizzato noi della Resistenza, quante volte hai rischiato di perdere la vita? Quante volte della Resistenza, quella di oggi? No, quella degli ultimi 10 giorni. Zero. Quante volte hai rischiato di perdere la vita? Quanti materassi che vibrano hai visto? Uno. Quanta gente che ti incontrava per strada e ti salutava e non voleva ucciderti o farti cose brutte se non dicevi viva il regime, hai incontrato? Nessuno. Quindi ti è andata meglio la missione con la Resistance? Quante volte hai rischiato la vita l'ultima volta con 50 che si scambia con la pattuglia dei Freedom Fist, la lavanderia dove facciamo scappare i cinesi, i neri e quegli altri? Sì. Abbiamo rischiato la vita 15 volte in 2 ore. Sì. Qua sono 10 giorni. Esatto, più di 10. In cui siamo riusciti anche a prendere un caffè al Motor Grill. Sì, sì, però stiamo pensando di uccidere il presidente. E dov'è il problema? Stiamo pensando di uccidere quello del concessionario? Beh, un po' diverso. Ammetterai che è un po' diverso. Beh, muoiono allo stesso modo. Bene, siamo flessibili. Flessibili nel senso l'attrezzo, sì, per, esatto, tagliare per il tagliare metallo. È vero, se anche il presidente è tipo uno di noi, tipo, sai, tipo i sabotatori, quelli super soppressori. Pompati, soppressori. Sì. Lì possiamo fare anche il flessibile letterale. Sì. Però non credete che ucciso il presidente i soppressori cercheranno circa... Ma noi torniamo di qua. Tutti noi? Noi torniamo di qua. Bene, e... Tanto già ci cercano i soppressori. Sì, e cosa vi dice che loro rimarranno dall'altra parte? Perché loro non sanno comandare il segnale come lo facciamo noi. Siamo sicuri? Ce lo deve insegnare lui, se no non glielo insegna i soppressori, no? Ma non è questo il punto. Sono noi oggetti cattivi. Sì. Di là, dall'altra parte, non ci sarà nessuno che insegue una ricerca di questo tipo, che può scoprire un segnale. Lui! Di questo tipo. Ma è morto. Ah. No, questa è una di quelle cose tipo nelle storie, sai, tipo l'unico scienziato che avrebbe potuto fare il breakthrough per fare la cosa, sparito, succedono cose e lui rimarrà sempre l'unico. Avevi qualche assistente a cui hai dato tutti i tuoi appunti? C'è un silenzio imbarazzato. Forse la risposta... Io abbasso la testa. Ecco, appunto. Quindi è possibile che nel momento in cui... Dobbiamo uccidere anche l'assistente, tipo Terminator. Quindi la prossima missione sarà uccidere l'assistente del presidente. No, l'assistente suo. Sì. E una volta ucciso il suo, possiamo fare il piano per uccidere il presidente. Esatto. E se l'assistente avesse fatto una copia dei documenti e l'avesse data al tirocinio? Io temo che sia più efficace distruggere il laboratorio dove vengono creati i soppressori. Preferivo uccidere il presidente. Sembrava più semplice. Beh, sì, anche meno incasinato. Anche perché non è che abbiamo molte risorse di là per farlo. Tu ci puoi dare una mano? Io siamo la tua unica speranza, Obi-Wan. No, Leia. Purtroppo io posso solo agire su chi è più recettivo al segnale. Ma tu hai detto che puoi spostare gli oggetti. Se non puoi far recapitare una bomba atomica nella Casa Bianca? No. Perché? L'avrei già fatto altrimenti. E perché non puoi? Perché solo chi è dotato di un ricevitore del segnale può spostare. Possiamo mandare uno di noi con una bomba atomica. Un kamikaze? Mm-hmm. Dici così? Kamikaze? Mm? Io faccio un passo indietro. Qualcuno di Uno tipo Kosai accetterebbe subito. Sì, esatto. Almeno i vecchi potrebbero avere un utilizzo, tanto ormai a parte rubare le pensioni che non esistono da noi, però la tizia quella nel motel qui ne parlava. Che gli danno dei soldi ai vecchi invece che buttarli nei centri, quelli dove è fanno un il sapone. Spreco. No. Vi rendete conto che parlate come regime? Perché? Beh, diamine, fare il sapone con gli anziani. Il regime lo fa. Ho capito. No. Qua invece gli danno la pensione, quindi da noi sarebbe anche utile far sacrificare un vecchio per la causa. Questo è il punto che non capisco. Beh, perché se vi fanno fare se fanno il sapone di vecchio, ma non dà nessun bonus alla società. Far saltare la Casa Bianca, quel vecchio rimarrà ricordato nella storia. Tipo, metti Kosai,
Cos'hai rimarrà ricordato nella storia della resistenza, della resistance e della resistance Pangea? Tu che conosci bene i veterani, tra l'altro, sì. Smiley, ti viene anche questo, questo momento di genio. Lui. Esatto, che poi i veterani sono anche anziani, se non sono nulla da perdere. Esatto. No, ti viene in mente che al momento in cui si diffonde la notizia della morte del presidente, i veterani entrano subito in strada e inizia la guerriglia armata finché i Freedom Fist non vengono asfaltati dai veterani. Ah, sì. Cosa che potrebbe essere bene, ma anche molto male. Ma noi che ci prendiamo? Beh, sono sempre gli anziani. Che si sacrificano per la causa di un mondo più giovane. Sì. Però pensandoci, è come quando c'era zia Floris che cercava di convincere nonna Agnes. Ah, quella brutta storia. Sì, ti ricordi? È durata per quanto tempo? Io ero convinto che quella fosse marmellata di fragole, non era marmellata di fragole. No, non era marmellata di fragole. E guarda dove ci ha portato poi. Quindi forse è buono che sia successo. Siamo nel posto giusto per fare dei veri cambiamenti. Sì. E noi non siamo persone come gli altri che dicono sì, noi cambieremo il mondo, e poi quando arriva l'occasione fanno no, ma dobbiamo uccidere un vecchio. Per il bene del mondo noi siamo disposti a questo sacrificio. Sacrificare un vecchio. Sì. Ma anche 10, con tutto il rispetto, siamo qua, siamo tra colleghi della resistenza, possiamo parlarne. Sì, esatto. 10 vecchi per rendere quel mondo simile a questo, dove tutti i vecchi prendono la pensione, alcuni muoiono perché ne prendono poca, ma tutti prendono dei soldi. Sì. Non pensi che quei 10 sarebbero contenti di sacrificarsi? Mm-mm. Guarda, sono così convinto che lo sarebbero che possiamo proprio dirgli come andranno le cose. Sì. Senza ingannarli. Così proprio. Esatto, potremmo tornare indietro. Parlare con Cosai, con Katie, anziano, dai, Katie. No, poi Katie qua si dovrebbe bene. Sì, esatto. Hai visto che prima quel ce n'era un'altra vestita di lei che è passata per strada, nessuno le ha sputato. Nessuno ha detto niente, sì, esatto. Nessuno che l'ha spinta. Addirittura una ha fatto... Vedi, sarebbe benissimo qui. Mm. Gli spezzerebbe il braccio, secondo me. Sì, non è abituato a tutte quelle attenzioni. No. Mm. Secondo me pensa che tipo, boh, non lo so, sia uno scherno. Può darsi. Poi si potrebbe fare un tentativo, si può portare qua e vedere come va a finire. Insegnaci come teletrasportarci nei mondi. Oh, fondatore primo della Resistance, membro onorario, ma non membro ufficiale. Inizia a dirvi, concentratevi, ascoltate la frequenza del segnale. Semplice, fatto. Iniziate a emettere onde radio perfettamente a specchio rispetto a quelle che state percependo. Fatto. Annullate la vostra frequenza. Mentre non si può. Inizia a parlare, senti che il tuo cercare di contrastare la frequenza del segnale con una perfettamente identica che annulli il segnale ti sta portando a sentire sempre meno la sua voce. Il mondo intorno a te si sta facendo sempre più confuso, inizia a sentire quel fischio nelle orecchie fortissimo. Finché non vi ritrovate dall'altra parte. Siete in un campo di grano nel Kansas e qua dall'altra parte non c'è assolutamente nulla. E non abbiamo neanche la macchina. Ma saremo nel nostro? O siamo in un altro? Attiviamo il segnale e lo vediamo. E qua non c'è niente, come attiviamo il segnale? Però se arriva potrebbe essere... Prova a sentire se c'è il segnale. Un filo di segnale abbastanza... Ma arriva da qualche posto lontano. Arriva da qualcuno che probabilmente sta ritrasmettendo il segnale. Non arriva da qua. Mm-hmm. Proviamo ad arrivare alla prima casa e gli chiediamo se crede nel regime. Beh, penso che sia... Beh sì, in realtà sì, possiamo farlo. Facciamo questo e poi torniamo in città. Mm-hmm. Convinciamo qualche vecchio a farsi saltare in aria. Sì. Lo portiamo di là. Di là. Deve essere un vecchio però come noi. Come noi, certo. Sì, tipo Cosai. Tipo Cosai. Lo portiamo di là. Andiamo a fare la visita guidata dal presidente. Sì. Con uno carico di tritolo. Sì. Cioè noi facciamo entrare alla Casa Bianca di là uno carico di esplosivo per poi rimandarlo dall'altra parte a farsi esplodere nella Casa Bianca del nostro tempo. Beh, sarà sicuramente più facile farlo entrare di là che di qua. Secondo Ma in realtà può anche entrare di là quando non c'è il presidente, ci saranno meno controlli.
Dove vive il presidente nostro? Nella Casa Bianca. La Casa Bianca. Ci vive? Però noi sappiamo che è come la Casa Bianca qui, che c'è la parte quella istituzionale, la parte quella privata con la famiglia del presidente. Sì, sì. L'unica differenza è che non potete entrare in nessuna delle due. Beh, in quella dall'altra parte è facilissimo. Quella dall'altra parte sì. Però non siete sicuri di dove... Scusa, cosa ci vuole? Facciamo entrare il tizio, portiamo... come si chiama? Zippos. Sì. Zippos potrebbe portare chili di esplosivo direttamente dentro la Casa Bianca. Dall'altra parte non credo che abbiano modo per bloccare il teletrasporto catodico di là. No, vabbè, ma... cioè, nel senso, poi, tipo, non so, noi arriviamo... lui arriva in uno studio della Casa Bianca... e poi gli molla lì dell'esplosivo e se ne va. Lui molla l'esplosivo e se ne va. Noi entriamo con la visita guidata. Diciamo: salve presidente, perché manipoliamo le onde in modo da oggi. Vuole incontrare, c'ha una voglia di incontrare i ragazzini perché sono la gioventù di quel del paese. Sì, ho capito. Ma quindi il maggiordomo della Casa Bianca entra nello studio del C4. Lo lascio lì. Non sai mai che serva qualcuno e se ne va. Beh, lo nasconderà dentro un vaso, sì, sotto la scrivania del presidente, sotto il tappeto. Donald, devi avere fede. No. Non è fede, è un piano ben congeniato. Ah, cioè, sono riuscito a far fare a una vecchia un backflip su una panchina. Sì, e se vuoi, è una panca. Vuoi che non riesco a farci presentare al presidente dall'altra parte, non qui, che sanno che ci siamo noi che abbiamo i superpoteri. Dall'altra parte sarà molto semplice entrare. E una volta entrati, facciamo saltare tutti in aria. Io lo metterei ai voti. E quindi chi vota per far sacrificare un vecchio o qualcuno, chi vota per far sacrificare un vecchio cosciente che si sta sacrificando per eliminare il nostro presidente del regime? Presidente. 2-1 la resistenza ha stabilito, sì, che cercheremo un vecchio da far saltare in aria. E su queste note finisce questa puntata di Fumble. Che vecchio. Oh, è un piano perfetto. Allora, fantastico. Mentre voi decidevate chi far saltare in aria, io ho tirato la lealtà delle fazioni, anche per voi siete stati via una settimana abbondante, e sono scese quasi tutte tranne i veterani. Ah, che sono i propri migliori, sì, quelli che ci servono. Sono pronti. Il partito è a 2 di fedeltà. Ma tanto il partito non servirà più a niente tra un po'. Gli artefici sono a 3, i veterani a 4 e la fede a 4. E neanche il partito servirà più. Dobbiamo far fuori anche il partito. Allè, tutti uccisi. E se no prende il posto del presidente. Ah, vero. Dobbiamo salire noi al potere. No, dobbiamo mettere la gente. Dobbiamo mettere la gente. Io, no, scusa, la puntata si chiude così. Che lei sta dicendo questo, io la prendo per una mano e faccio 50 presidente. Fantastico. E qui chiudiamola. Sì. Io vi ho contato due diverse scene di elusione, una per ogni mondo. Sì. Quindi sono 26 punti avanzamento. Ok. Se volete... Ma non erano 30? No, perché è scesa la... E allora erano 30 prima. Te ne ho già fatti prendere. Ok, no, sì, prima. Sì, ok, quindi erano 30 prima. No, dato che loro... ne ho contati 30 prima. Ok. Sì, sì. Ah, sì, non avevo contato. No, però voi contatevi quelli di prima 30, questi 26. E stavo dicendo, per viaggiare da un mondo all'altro potete prendervi la subroutine sfasamento di frequenza. Assolutamente sì, spendo subito 20. Così, chi ce l'ha la può usare, chi non ce l'ha... Sempre costo 2 forza 3, no? Costo 3 forza 3. Ok, quindi questa in teoria in una scena di illusioni io posso usarla per andare da, tipo mi voglio confondere, per andare dall'altra parte, spostarmi di 20 metri e ritornare. Sì, esatto. Praticamente annullate la vostra frequenza da ripetitori per trasportarvi dall'altra parte e poi e la ripristiniamo. Ripristinate la frequenza. Purtroppo, dato che non avete fatto nulla per ostacolare le azioni del regime, il regime ha comunque... Come no? Scusa, con Roy e Katie dove sono andati? No, ma Roy e Katie hanno fatto scendere di uno la
la fedeltà. No, ma a parte quello, noi però abbiamo. Non ha fatto niente il far sparire tutte le macchine del terzo uomo più ricco del regime. No, niente, niente, non niente per i sindacati, per la popolazione locale. Almeno più uno popolazione locale. Anzi, ha generato più rabbia tra le persone. Sì, ma c'è qualcuno che si è trovato con la Ferrari. Sì, qualcun altro invece è stato investito da Cristina a macchina infernale perché gli stava sui coglioni. Esatto. Purtroppo c'è niente, di uno niente. La popolazione locale e la... Ci odiano. Beh, abbiamo fatto danni, neanche la fede. Abbiamo scoperto nuove cose. No, la fede è aumentata. Ah, ok. Sì, accidenti. La comunità internazionale rimane come prima, ma la popolazione locale scende di uno, cosa che non cambia niente in realtà, per ora. E anche i combattenti della resistenza sono scesi di uno, perché il partito... E comunque in una missione non prevista da queste abbiamo fatto più progressi che in 3 missioni prima. Sì, diciamo... sì. Beh, sul risolvere il regime... Sì, forse, vedremo se ce la fate, come ce la fate. In teoria. In teoria. Il piano è... Avete perso lealtà di quasi tutte le fazioni e popolazione locale e combattenti della resistenza. Esatto. Però molto bene. Ma perché il nostro piano non ha bisogno di loro, ci servono solo i veterani per far saltare al presidente. Sì. Quindi noi dobbiamo teletrasportare del tritone in una stanza. E ovviamente convincere Moltizia a urlare mentre si fa saltare in aria la resistance. Esatto, poi dobbiamo portare un veterano di un'altra epoca dentro in un'altra dimensione, dentro la Casa Bianca, entra nello studio ovale e dice: scusate, interrompo un attimo la visita guidata perché devo indossare questo giubbotto esplosivo. Se lo mette... No, non so, deve mettere, va lì e fa boom. Ok, quindi questo va durante una visita guidata, sparisce improvvisamente di fronte agli occhi di tutti gli altri. Ma il nostro padre ci accompagna. Fa saltare in aria la Casa Bianca dall'altra parte, non torna più. No, perché dall'altra parte? Da qua dobbiamo farla saltare. No. Perché lei non può spostarsi a mano. No, no, dobbiamo trovare uno in grado di spostarsi. Un umano non lo spostate. Quindi vuol dire che dobbiamo trovare un altro. Tipo cos'hai? Sì, cos'hai, sì. Ecco, sì. Cos'hai, perfetto. Cos'hai perfetto? Ciao Jacopo. Ciao Jacopo. I tuoi personaggi fanno sempre fine orribile anche quando io non gliele voglio far fare. Vuoi che uno tipo cos'hai non accetti una cosa del genere? No, sì, può anche. Istant proprio. E poi non ci pensa giapponese, neanche. Cioè, certo. Lui è cinese però in realtà. La scheda diceva solo asiatico. Generico. Quindi potrebbe essere tranquillamente coreano. Indiano, diciamo, dici quando sarà quella puntata che porto la pantana. In teoria... cioè, non avete molto altro da fare al momento. A meno che con Roy e non vogliono fare Fifty cose non vogliono fare qualcosa di diverso prima. Io dopo che siamo tornati vi dico... Io non ci sono. Vado un attimo a casa. Non ti aspetta per cena, eh? Lo so, ma vado lo stesso. Per la mamma. Ti aspettiamo per i voti allora, sì. Poi. Ricordati della resistance. Sì, vive la resistance. Ah, io ovviamente fino alla prossima missione in alcuni punti tento, se con lei, di andare dall'altra parte e vedere cosa cambia in quel punto. Tipo punti la prigione dove avevamo casini. O la prigione continua a essere una prigione. Il posto dove andavamo a prendere le patatine fritte prima che venisse picchiato il tizio che controllava la cosa. Quello è un McDonald's. Che noi non sappiamo cos'è. No. Quindi diventiamo tutti degli intossicati di McDonald's. Esatto. Cazzo, no, torniamo sicuramente con il tipo McFlurry. E lo facciamo assaggiare a 50. I nuggets a 50, un po' razzista, però i nuggets a 50. No, pollo fritto. No, non lo è. Microaggressione. Quello che avete ascoltato era Sigmata. Abbiamo giocato a Sigmata, lo trovate nei link sul nostro sito. Bello. Compratelo passando da lì, così date dei soldi a noi invece che darli ad Amazon. Grazie per averci ascoltato in diretta, grazie per averci ascoltato non in diretta. Ci dispiace che YouTube non funzionasse stasera, ma questa settimana ho letto che parecchi hanno avuto problemi a trasmettere su YouTube, quindi probabilmente stanno aggiornando qualche cosa. Infrastruttura che sta dando dei problemi. Caricheremo comunque la puntata, esatto, ripetete il video, caricheremo la puntata su YouTube lo stesso, quindi se ci avete visto è per questo motivo.
Oh yeah. Condividete il podcast, condividete il podcast, condividete i video, comprate i nostri giochi, mandateci ai vostri amici, ascoltate tutte le nostre puntate, venite alla festa di lancio di Not The End il 22 gennaio, martedì 22 gennaio, al NMX, mercoledì, è il 22 gennaio. Sì. 22. Mercoledì gennaio. 22. Oh. Mercoledì 22 gennaio dalle 20:30 in poi. Vi ricordo che ci sono ancora 4 posti, o almeno c'erano prima che iniziassimo la puntata, 4 posti liberi per giocare con noi a un tavolo di Not The End, al primo multitavolo di Not The End. E il Kickstarter sarà partito quella mattina, quindi spero che tutti quelli che vengano a giocare ci abbiano già dato i loro soldi bastardi. Esatto, virgola. Virgola. Esatto. Detto questo, ripetete il segnale, ripetete Fumble, e ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Sigma. Ripetete il segnale Fumble. Anche in altri mondi. Buonanotte. Buonanotte.